Allora, buonasera, benvenuti a questo primo di una serie di incontri sull'attivismo non violento e la disobbedienza civile, pensati dal collettivo Asinus Novus e dall'Associazione Radicale Antispecista Parte in Causa e ospitati gentilmente dal Gerbillo Furioso. Abbiamo pensato fosse necessario un approfondimento su questi temi per diverse ragioni. La prima è che in quest'ultimo anno ci sono stati alcuni episodi nell'ambito della lotta antispecista che si configurano come azioni non violente, azioni di disobbedienza civile. Penso al 28 aprile 2012, quando c'è stata la liberazione dei Beagle da Green Hill, all'episodio forse più significativo, che è invece dell'aprile 2013, l'occupazione del Dipartimento di Farmacologia a Milano e la liberazione dei topi e del coniglio, che si configura proprio come un'azione di disobbedienza civile in piena regola, con tutti i crismi in cui c'è stata la pianificazione, una strategia ben organizzata e l'azione è stata svolta a volto scoperto, con piena assunzione di responsabilità per portare all'esterno le informazioni di quello che avveniva dentro il laboratorio e come forma di denuncia della pesantezza di quello che avviene dietro quelle mura. E poi c'è stato l'episodio a marzo di sempre 2013 della Menarini, quando c'è stata notizia dell'arrivo di 6 Beagle presso questa casa farmaceutica per essere sottoposti a sperimentazione, e c'è stata una mobilitazione spontanea piuttosto significativa di tantissime persone che sono andate a presidiare giorno e notte i cancelli di questa casa farmaceutica nel tentativo di bloccare i camion che portavano i cani. Si è scoperto poi che i cani erano già passati, ma la pubblicità negativa nei confronti di questa azienda è stata tale che hanno ritenuto opportuno dare i cani agli animalisti sperando di mettere a tacere la cosa. Quindi riteniamo che tutto ciò sia molto significativo, sebbene da parte del movimento, se di movimento come un soggetto possiamo già parlare, non c'è stata piena consapevolezza non tanto del salto di qualità che queste azioni hanno costituito, quanto dell'importanza di una pianificazione, di una visione a lungo termine di quello che si fa. Intorno alla non violenza c'è una sorta di pregiudizio. Cioè, si considera l'azione non violenta come qualcosa di mancante, qualcosa di meno determinato rispetto all'azione belligerante con le armi o fatta da tantissime persone. E si tratta di un pregiudizio che non riguarda solo gli antispecisti, ma che è qualcosa di molto fondato, molto radicato, tanto che uno dei maggiori studiosi contemporanei della disobbedienza civile, che è Gene Sharp, ritiene che la stessa storiografia abbia un pregiudizio in favore della violenza, tanto che ci ha riportato col nome di rivoluzioni solo le azioni violente, belligeranti, fatte in modo conflittuale, mentre racconta di tantissimi episodi di minoranze che attraverso azioni di non violenza, attraverso il coraggio di fronteggiare il potere senza reagire alla repressione, hanno ottenuto importantissimi risultati. Focalizzarsi sul fatto che la non violenza è qualcosa che attiene alle minoranze è molto significativo per l'antispecismo, in quanto è forse il momento di renderci conto, diventare consapevoli del fatto che noi saremo probabilmente sempre una minoranza. Di questo parla anche Peter Singer già dagli anni 70 in Liberazione Animale, quando dice nella Liberazione Animale c'è una debolezza strutturale dovuta al fatto che si combatte per qualcuno che non siamo noi, non sono i soggetti direttamente coinvolti a scendere in piazza per i propri diritti, ma qualcuno che lo fa per loro. E siccome gli esseri umani storicamente, notoriamente combattono per se stessi, è difficile pensare che l'antispecismo sarà un giorno un movimento di massa, veramente qualcosa che imporrà con la forza dei numeri al sistema di cambiare le cose. Questo però non significa che lo sfruttamento animale continui ad esistere al giorno d'oggi per un deficit di forze antagoniste necessariamente quantitativo, ma magari si tratta di un problema qualitativo, un problema di mancanza di strategie. Il filosofo Thoreau, che è quello a cui si pensa generalmente quando si parla di disobbedienza civile, insieme a Gandhi e Martin Luther King, ha molto scritto sul potere delle minoranze,
che apparentemente soccombono perché sono ovviamente meno rilevanti numericamente della maggioranza. In realtà, lui dice, la minoranza tende a ad accondiscendere alla maggioranza, a non farsi mai sentire, mentre testualmente dice, quando la minoranza resiste con tutto il suo peso diventa invincibile. Questo perché l'azione non violenta portata avanti dalla minoranza con cognizione di causa ha innanzitutto una valenza simbolica, in quanto presenta la superiorità morale di chi decide di non reagire di fronte a un potere molto più grande, di chi mette in gioco la propria libertà e la propria vita per qualcosa che ritiene moralmente valido, eticamente giusto, più delle leggi in vigore. E questo è valido anche se noi pensiamo a com'è la società contemporanea. Il soggetto moderno si configura come un titolare di diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, che però hanno un corrispettivo in una totale obbedienza, cioè nel monopolio della forza che ha lo Stato e che paradossalmente li garantisce attraverso la pretesa dell'obbedienza. Quando viene a mancare quell'obbedienza è la stessa legittimità dello Stato che vacilla agli occhi esterni, perché comunque viene revocata l'attribuzione allo Stato di quel ruolo fondamentale che è la difesa di principi costituzionali che sono alla base di tutto quello che noi ci aspettiamo e della dimensione entro la quale noi viviamo. Detto ciò, ciò è tanto vero che qualcuno ha parlato per la disobbedienza civile di potere destituente per questa facoltà di mettere in discussione ad un livello appunto simbolico la legittimità del potere dello Stato. Se parliamo di antispecismo, dobbiamo considerare quindi che noi viviamo in questo momento in una profonda contraddizione dovuta al fatto che negli ultimi anni, sia a livello di legislazione italiana che europea, si è andati sempre più verso un riconoscimento della natura senziente degli animali non umani, però dall'altro, e quindi si postula il divieto di imporre sofferenza, morte agli animali, ma dall'altro ma si sottolinea che questo non può essere fatto senza necessità, quindi c'è una necessità che si mette in relazione con la natura senziente degli animali non umani, e questo già è strano, già è problematico, è ancora più problematico se consideriamo che i luoghi dello sfruttamento animale, che sono allevamenti, circhi, zoo, laboratori di sperimentazione, hanno precise deroghe all'interno della legge sul maltrattamento e costituiscono il 99% dei casi in cui questo sfruttamento avviene. Quindi la legge sul maltrattamento di fatto punisce circa l'1%, quando poi punisce effettivamente l'1% dei maltrattamenti che vengono fatti a danno degli animali. Ci sono giuristi, filosofi del diritto che stanno affrontando questa questione, che è sicuramente problematica e che prima o poi dovrà essere affrontata in un modo serio. L'azione non violenta, la disobbedienza civile, lette le cose in quest'ottica, ha un ruolo molto importante perché fa emergere questa contraddizione, fa sì che la problematicità della questione animale non possa più essere elusa, debba essere necessariamente considerata. Quindi insomma, per questo speriamo che questi incontri possano offrire la possibilità di mettere a punto strategie sempre più efficaci grazie alla consapevolezza di ciò che realmente possiamo fare. Allora io passo passo il microfono a Maria Giovanna. Sì, grazie Leonora, sei stata molto esauriente. Io aggiungerò solo due parole e inizio comunque con il presentare subito l'ospite di questo primo incontro, che è Claudia Sterzi. Allora dico qualcosa su Claudia Sterzi, è fiorentina, trapiantata a Roma. Claudia è militante radicale dai lontani tempi in cui i radicali lottavano contro l'aborto clandestino.
È laureata in sociologia, è impegnata da sempre sul fronte dell'antiproibizionismo relativo a tutte le droghe, si è occupata tra le varie cose di funzionamento di CERT, comunità terapeutiche, il trattamento della tossicodipendenza in carcere, l'introduzione dei farmaci cannabinoidi nel prontuario terapeutico regionale e moltissime altre battaglie. Ha fatto parte per diversi anni del partito radicale non violento, transnazionale, transpartito, con il quale ha condotto diverse battaglie non violente, e ricordiamo tra le tante la battaglia sull'abolizione della pena di morte e in particolare lo sciopero della fame a oltranza che ha portato nel 2007, se non sbaglio, la moratoria sulle esecuzioni capitali, dicevo sciopero della fame, che ha portato appunto all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU della moratoria universale sulla pena capitale, e di cui credo Claudia ci parlerà. Ecco, quindi Claudia... Esatto, Claudia è disobbediente civile, ha credo anche un blog che si chiama Disobbedisco, o forse ce l'aveva. C'è stato. Esatto, quindi un nome e un programma. Disobbedienza civile, quanti da tre. Ok, perfetto. Quindi abbiamo chiamato Claudia proprio perché ci racconti della sua esperienza di attivista non violenta in ambito di lotte umaniste, ma sicuramente molto importanti. Quindi Claudia non è qui in veste di animalista, Claudia non è un animalista, anche se mi posso permettere di dire che è molto vicina, mi sembra molto vicina alle nostre posizioni, poi magari non siamo d'accordo su tutto, esatto. E quindi se non fosse vicina penso che non sarebbe venuta a questo incontro. Ecco, e quindi è proprio perché ci parli della sua esperienza di attivista non violenta che l'abbiamo invitata a questo primo incontro. Riteniamo appunto, e già l'ha detto Leonora e mi sento di ribadirlo, che sia giunto il momento di fare un salto di qualità, e questo salto di qualità in parte c'è già stato perché gli atti che ha citato prima Leonora rappresentano di fatto un salto di qualità nell'attivismo animalista e antispecista, e secondo noi proprio per questa ragione è arrivato il momento di acquisire consapevolezza di quello che si sta facendo in modo da essere in grado di elaborare una strategia di lungo termine. Ecco, quindi naturalmente dobbiamo imparare, secondo me c'è molto da imparare, dai metodi che sono stati usati in altri ambiti di lotte umaniste, come per esempio appunto la lotta per l'abolizione della pena di morte nel mondo, come la lotta sull'antiproibizionismo e altro. Infatti non è da oggi che l'animalismo e l'antispecismo cercano di ispirarsi ad altri movimenti liberazionisti ed emancipazionisti del passato, come per esempio il movimento per l'abolizione della schiavitù, o il movimento delle donne, o per i diritti civili e così via. E riteniamo sia utile trarre spunto anche da altri, diciamo, altre lotte non violente che magari sono più vicine a noi nel tempo. Ecco, direi che ho detto tutto, quindi siamo qui soprattutto per parlare dei metodi. Naturalmente il ciclo di incontri si intitola Attivismo non violento, teoria e pratica. L'incontro di oggi sarà, immagino, più spostato sulla pratica, perché appunto Claudia ci parlerà della sua esperienza, ma naturalmente ci sarà anche un minimo di introduzione sulla teoria, se non altro per definire che cos'è non violenza. Molti, come diceva Leonora, parlano di non violenza senza sapere esattamente che cos'è. Per esempio molti, dico una cosa banale, tendono a identificare la non violenza con il pacifismo. Ecco, questo non è, diciamo. Ecco, quindi la non violenza ha un suo pensiero, una sua teoria da Gandhi in poi, che è necessario un minimo conoscere, anche da prima, certo. Ecco, io direi che ho detto tutto e quindi passo la parola a Claudia. Grazie. Che ovviamente ringrazio di essere venuta. Grazie. E io ti ringrazio a te, ringrazio Parte in Causa, ringrazio Asinus Novus e Liberi TV che ci sta registrando, grazie alla quale avremo il file di questo incontro. Il gerbillo furioso che non so esattamente chi sia, però mi piace già come il nome, per cui lo ringrazio. È quello che mi ha dato da bere il gerbillo furioso? Non lo so, suppongo sì. Non so neanche cos'è un gerbillo comunque. Meglio io. Fantastico, anche il gerbillo furioso. E quindi grazie a tutti quanti per essere qua. È un discorso complicatissimo, naturalmente non è che si può nemmeno pensare di esaurire nel tempo che abbiamo e nemmeno in più tempo, perché comunque definire cos'è violenza, cos'è non violenza, cioè è una cosa abbastanza complicata che risale a delle...
cioè si parla di teoria del conflitto, se ne parla negli ultimi secoli nelle scienze umane, però in realtà di teoria del conflitto se ne parla fin dai filosofi greci, o volendo andare ancora più indietro, se ne parla fino da quelle cosmogonie che vedono il mondo come un effetto, cioè le vicende umane come un effetto degli dèi che si fanno le guerre e gli umani sono sotto e subiscono. E in generale diciamo che la teoria esistono delle teorie in cui si presuppone che tutti i fatti del mondo, tutte le energie del mondo derivino comunque da un equilibrio fra due forze e dal conflitto fra due forze. Sono teorie, poi naturalmente non si può certo essere noi a decidere se sono giuste o sbagliate, ognuno si fa la sua idea. Sono un po' in contrapposizione le teorie del conflitto a quelle che invece il mondo lo vedono come una cooperazione, come un insieme di energie che collaborano insieme e di coordinamento. E il discorso sulla non violenza nasce molti secoli fa, però non ve la voglio fare troppo lunga. Naturalmente ci sono in molte religioni è presente il concetto di non violenza con sfumature diverse. Naturalmente noi abbiamo per esempio l'induismo che la parola ahimsa, che è il primo principio dello yoga, esattamente vuol dire non violenza, ed è roba che esiste da 2-3 mila anni come minimo, sono i libri indui. D'altra parte però l'induismo è quello che ha come testi sacri di base dei libri in cui si descrivono le guerre fra gli dèi con milioni di morti, cioè comunque gli dèi vengono descritti come violenti, non violenti simbolici ma violenti proprio reali. Quindi c'è sempre comunque una dalla notte dei tempi un'analisi e una problematica che riguarda proprio la violenza, l'uso della violenza nella società. Poi esiste un'altra importante distinzione da fare, che è quella fra la violenza vera e propria fisica e la violenza simbolica, che naturalmente è un grado minore di violenza, però esiste come e a volte può essere anche estremamente condizionante ed estremamente pesante nella vita anche delle persone. Saltando un po' la parte storica, perché sarebbe veramente troppo lungo e ci saranno anche altri che poi lo faranno, oggi per non violenza si intende una serie di pratiche politiche, direi anche principalmente, perché poi gli scopi si possono definire politici non vuol dire che fanno parte di un partito o che sono relativi a un partito, politici vuol dire unicamente che fanno parte di quello che è lo scontro, il dibattito pubblico sulle regole per poi vivere insieme e riuscire a convivere tutti quanti. E quindi non violenza, diciamo sì, sicuramente la figura di Gandhi è fondamentale in questo. Io legata alla figura di Gandhi trovo molto importante quella che è la storia della Marcia del Sale, che ora ve la riscrivo un po' perché ci scrissi sopra un articolo tempo fa, è veramente interessante. E giustamente, come diceva lei prima, però sono azioni che poi non restano nella storia si scrive dei conflitti violenti, le cose che sono successe con morti e torturati, e magari non si descrive invece quelle che sono le azioni. Questa sarebbe una cosa da insegnare e da far presente a tutti i bambini fino all'elementare veramente, perché dunque il discorso, la storia ci dice che il 12 maggio 1930 Gandhi, che era soprannominato Mahatma, che vuol dire grande anima, e partì dal suo ashram di Sabarmati dando inizio alla Marcia del Sale. Aveva 60 anni e veniva già da notevoli esperienze di digiuni, di disobbedienza. Lui aveva avuto anche un episodio in Sudafrica anni e anni prima, quando era molto giovane, in cui i manifestanti che manifestavano insieme a lui avevano avuto poi uno scontro violento con la polizia ed c'erano stati dei morti, e questo lui l'aveva profondamente segnato, perché lui voleva consapevolmente riuscire invece a fare delle azioni politiche incisive che non dessero poi luogo però a questi episodi di scontro violento. L'aveva preparato a lungo nei mesi precedenti, negli anni precedenti, immaginando appunto un'azione di disobbedienza civile derivata dai fini e dai mezzi che da anni formavano il suo pensiero, che poi non era un induista vero e proprio, era un giansenista, che è un po' come dire gli esseni rispetto a Cristo, cioè erano movimenti naturisti, molto quello che sarebbe oggi un vegano praticamente, cioè la traduzione proprio moderna sarebbe questo. Il fine era Swaraji, che è un concetto di libertà, però un concetto di libertà diverso da quello che noi conosciamo in Occidente, perché si parla della libertà del sé dalla paura, la libertà di se stessi, non si parla tanto della libertà come la intendiamo noi occidentali nella nostra storia anche giuridica, si parla della libertà di se stessi, dalla paura, dall'illusione e dall'ignoranza, e quindi concilia la libertà con l'uguaglianza, perché l'interesse individuale in questo senso coincide con il bene collettivo. Un individuo che è liberato dalla paura, dall'illusione, dall'ignoranza, non ha più bisogno di affermarsi con il dominio sugli altri e non deve più scegliere fra essere oppresso
o oppressore, ma esercita la sua libertà naturalmente nel rispetto di quella degli altri. C'è anche quindi il significato, il suo raggi di autarchia, autosufficienza, responsabile di se stesso. In questo caso si parlava anche dell'indipendenza dell'India dal Regno Unito, autogoverno dei villaggi e responsabilità personale. Il mezzo che Gandhi intendeva usare per questa sua iniziativa era fuso praticamente col fine ed è il Satyagraha, cioè la forza della verità. La verità che rende liberi dalla paura, era questo il discorso, che illumina l'illusione e l'ignoranza e quindi non ha bisogno di essere forte per affermarsi, ma è forte in quanto è vera. Cioè l'azione non violenta è un'azione di potere, non si limita alla resistenza passiva e il potere in questo caso deriva dalla verità e dall'amore combinati nell'azione. Satyagraha è una parola che Gandhi ha praticamente inventato, ha coniato nel 1907 per sottolineare proprio come la verità e l'amore possiedano una forza intrinseca, sottile, superiore anche a quella fisica. Naturalmente quando si parla di questi argomenti si deve anche entrare in dei concetti appunto come energie sottili, però io penso che con una sensibilità animalista siano concetti che è abbastanza facile, in questo sono un po' una radicale, diciamo un'eccezione, perché fra i radicali non è che ci sia molta attenzione a questo aspetto, un po' sì ma non tanto, sì, cioè, c'è una certa mistica, però diciamo non esattamente questa. E va bene, quindi la non violenza è necessaria perché chiaramente nessuno conosce la verità assoluta e quindi nessuno può arrogarsi l'autorità per punire. Dice Gandhi, la verità è nel cuore di tutti gli uomini ed è lì che va cercata, dopo averla vista bisogna farsi guidare da lei, ma nessuno ha il diritto di costringere gli altri a comportarsi secondo la sua personale visione di verità. In molti allora al tempo, 1930, furono contrari a questa proposta di una grande azione di disobbedienza civile perché c'era molta paura che la cosa potesse degenerare in una rivolta cruenta. Comunque venne approvata questa mozione e si lasciavano tutti i dettagli alle decisioni di Gandhi, che era un capo carismatico, naturalmente religioso e politico. Lì coincideva il carisma religioso e politico e scelse come suoi compagni qualcuno dei suoi discepoli che erano già allenati all'uso della non violenza appunto Ahimsa, che è uno dei primi comandamenti dell'induismo e dello yoga. Ne selezionò 79 e individuò fra le 11 richieste presentate alle autorità inglesi quella dell'abolizione della tassa sul sale, che naturalmente si può capire benissimo come fosse veramente un abuso, nel senso che il sale si trova sulla riva del mare, gli inglesi erano arrivati in India e avevano detto il sale è mio e te indiano se vuoi il tuo sale me lo paghi, cioè era chiaramente una chiara prevaricazione, diciamo che era una battaglia anche abbastanza giustificabile e sostenibile, non c'era molto da discutere su una cosa del genere. Come lui stesso racconta, perché poi appunto Gandhi racconta queste sue azioni, la precisa idea di portare una marcia verso Dandi e portare il popolo a prendersi autonomamente il sale laddove era, fu messa a fuoco solo un mese prima della partenza e l'occasione nacque da due lettere che aveva ricevuto che parlavano appunto dei depositi di sale esistenti sulla costa orientale. Inoltre la tassa sul sale era stata condannata da Gandhi fino al 1906 come intrinsecamente ingiusta in quanto applicata su un bene di prima necessità che appartiene naturalmente a tutti, come l'acqua e l'aria. L'entità dell'imposta nell'India del 1930 corrispondeva a 3 giorni lavorativi ogni anno per abitante medio dei villaggi contadini e all'84% delle entrate del governatore inglese. Il percorso fu stabilito da Sabarmati a Dandi, 241 miglia, dal 12 marzo al 6 aprile, e il 2 marzo Gandhi espresse per scritto alle autorità inglesi le ragioni e le intenzioni dell'azione. La lettera esprimeva la ferma volontà di opporsi alla maledizione del dominio britannico, ma anche il desiderio di non recare danno a nessun singolo inglese. Quindi qui c'è proprio il fondamento della non violenza, cioè il dialogo col nemico, perché la non violenza, quando si stabilisce proprio in termini di disobbedienza civile, ma anche nel digiuno, è un dialogo non violento con l'avversario, in cui da una parte attraverso l'azione politica, da una parte attraverso appunto delle energie sottili, il tuo digiuno, la tua disobbedienza, la tua meditazione, questo parlo della teoria gandhiana, porta anche una modificazione, in qualche modo riesce a modificare anche l'avversario, la persona che tu hai di fronte. La lettera fu ampiamente ripresa dai mezzi di informazione e la marcia fu seguita da giornalisti e operatori. L'11 marzo più di 50.000 persone, 1930 India, 50.000 persone si riunivano a Sabarmati per la preghiera serale e la mattina dopo la marcia iniziò fra canti e rituali che ne fecero un evento epico, eroico, proseguì per 24 giorni nelle ore meno calde
tra le 6 e le 10 del mattino e della sera con soste nei villaggi delle campagne. L'appoggio che il popolo, in special modo donne e giovani, dette Raggandi superò ogni previsione. Gruppi di studenti percorrevano le strade prima e riportavano informazioni che poi Gandhi utilizzava nei suoi discorsi. Parecchie migliaia di persone partecipavano a ogni tappa. A Batgam, negli ultimi giorni della marcia, Mahatma Gandhi sottolineò l'importanza di condividere con le masse povere la semplicità delle abitudini e rimproverò i partecipanti che si erano fatti arrivare con i furgoni, latte, frutta e cherosene per le lampade. Invitò a dirigere la luce verso l'interno e chiese come, mentre milioni di indiani non avevano da mangiare tutti i giorni, i satyagrahi potessero indulgere così negli sprechi. Qui veramente se vediamo un esempio ante litteram di una casta, no? In qualche modo. Cioè questi seguaci di Gandhi, comunque adepti più vicini, avevano approfittato dell'occasione per farsi, diciamo, una cosa un po' più lussuosa rispetto a quelle che erano appunto la forza della verità. In una battaglia che riguarda i più poveri, come quella per la tassa sul sale, occorreva identificarsi nella loro vita quotidiana, cioè una dieta di cereali e acqua, candele e non lampade, andare a piedi e procurarsi le provviste. Il governo britannico era nel grave imbarazzo tra arrestare Gandhi e farne così un eroe definitivamente e non arrestarlo, cioè cedere, e in questo imbarazzo rimase prendendo tempo. Arrivato la mattina del 5 aprile a Dandi, cioè sulla spiaggia dove c'era il sale, Gandhi annunciò una folla di 50.000 persone e giornalisti di tutto il mondo una giornata di preghiera e digiuno, seguita la mattina dopo da un bagno di purificazione nel mare. Poi dette simbolicamente inizio alla disobbedienza vera e propria raccogliendo una manciata di sabbia e sale. Nei giorni seguenti in tutta l'India 5 milioni di persone si riappropriarono del sale e ne iniziarono produzione e distribuzione autonoma, boicottando contemporaneamente le merci inglesi. Gandhi fu arrestato il 5 maggio e altri 60.000 indiani furono arrestati nei mesi seguenti, ma il movimento non si fermò fino a quando il 25 gennaio del 31 Gandhi fu liberato senza condizioni e un mese dopo fu raggiunto un accordo per cui il governo britannico modificava le leggi sul monopolio del sale, liberava i detenuti politici e revocava le ordinanze speciali e procedimenti pendenti. E quindi qui vediamo una bellissima azione, un esempio, direi proprio classico e molto forte, di quella che può essere poi la disobbedienza civile e anche dei risultati, perché poi un'azione è importante anche valutarla in base ai risultati che ottiene. Sicuramente ha un valore anche di per sé, però diciamo nell'iniziativa politica, in quella che è un po' anche l'iniziativa politica moderna, odierna, è chiaro che non basta aver fatto un'azione bella, incisiva, è importante anche che abbia poi un risultato in effetto, e questo passa molto spesso purtroppo attraverso il discorso dei mezzi di informazione e di quanto poi i mezzi di informazione riportano ciò che tu fai, perché se rimane appannaggio di poche persone praticamente sì, a livello di energie sottili magari vale ugualmente, però a livello di quello che è poi consenso, a livello di quella che è veramente vita politica, non ne rimane praticamente traccia. Questa è la marcia del sale, un esempio, diciamo, in grande veramente, semplicemente la non violenza ha tantissime forme, che sono dall'obiezione di coscienza, quella per il servizio militare, tutte quelle fatte anche dai radicali in questo caso, per l'obiezione di coscienza, che poi hanno portato all'abolizione dell'obbligatorietà del servizio militare a distanza di tanti anni, però sono iniziati proprio con le battaglie anche dei radicali, anche di altre categorie. Io ricordo per esempio che si faceva tutto il carcere a Gaeta, perché allora, ai tempi quando io ero ragazza, che sembra chissà quando, ma non era poi tantissimo tempo fa, cioè 50 anni fa, i ragazzi facevano un anno di servizio militare obbligatorio e chi era obiettore di coscienza e non voleva maneggiare le armi andava semplicemente 2 anni a Gaeta invece che un anno a farsi il servizio militare. E una categoria che andava a Gaeta erano i testimoni di Geova, perché nella loro comunque nella loro religione, nei loro comandamenti c'è quello appunto di non poter toccare le armi, di essere non violenti, anche se sono carnivori. Per esempio non c'è l'aspetto del mangiare, però hanno una proibizione, diciamo, all'uso delle armi e alla violenza verso l'altro essere umano, e quindi loro regolarmente si facevano tutti i 2 anni di gaeta. E c'è la resistenza passiva, un'altra forma di non violenza. Abbiamo visto, tutti ricordiamo le fotografie del ragazzo davanti ai carri armati di Tiananmen, e quello è un esempio classico di resistenza passiva, è quando ci si mette davanti, come dicevete prima, davanti al laboratorio e si impedisce ai furgoni con i cani di entrare. È stato fatto anche da altre parti del mondo, mi sembra per le scimmie in 2 o 3 posti è stata fatta un'azione simile. Sì, infatti sono azioni sicuramente non violente, di resistenza passiva in qualche modo, e
ti dirò, io per esempio mi interessa molto, la seguo la forma di non violenza degli animalisti e degli antispecisti. Io credo che anche le azioni sotto copertura siano una bella forma di disobbedienza civile, perché chi entra negli allevamenti per fare delle foto che testimonino anche all'esterno delle condizioni in cui gli animali vengono tenuti e delle violazioni, oltretutto dei regolamenti, perché è importante anche dire che spesso sono violazioni di regolamenti quelle che accadono all'interno degli allevamenti, vanno sotto copertura, nel senso non dichiarano che vanno lì per fare un'indagine, vanno lì per essere assunti come operai. In realtà è una forma di disobbedienza civile, perché non dichiarano palesemente le loro intenzioni, ma in qualche modo fanno finta, si coprono con una copertura di operaio semplice, mentre poi fotografano, che comunque è proibito fotografare in quei posti, immagino, no? E quindi comunque è una forma anche quella importante di disobbedienza civile. Sicuramente Green Hill, per quanto mi riguarda, il mio giudizio personale è che ha rappresentato una grandissima e bella propria azione di disobbedienza civile al mille per mille proprio. Sì, infatti, sicuramente, ed è stato veramente bellissimo, anche le foto, l'emozione che è girata intorno a questo avvenimento, l'ho trovato, non ho assolutamente capito le critiche poste come se fosse un'azione violenta, perché di violento c'è soltanto veramente quello che accade o accadeva all'interno di quelle mura, e l'azione che è stata fatta alla fine non è stata in nessun modo violenta. C'è un'invasione di proprietà privata, certo, ma tu devi violare quella legge, quella stessa legge che tu intendi denunciare. E qui appunto si viene alle mie esperienze dirette, che sono su due principali rami della della non violenza, che sono il digiuno e la disobbedienza civile, perché appunto, come lei vi raccontava, ho compiuto numerose azioni di digiuno e di più o meno lunghe, quella più lunga è quella che lei ha ricordato, è quella per la moratoria sulla pena di morte. Io non le ricordo nemmeno tutte, perché ce n'è stata un'infinità di quelle a cui ho partecipato, per il diritto al voto dei detenuti, per il diritto al voto dei malati intrasportabili, per il diritto all'informazione, cioè c'è una serie, veramente non me le ricordo nemmeno tutti, perché ho fatto una serie di digiuni. Devo dire, il mio primo incontro col digiuno non è avvenuto grazie alla politica, è avvenuto quando ero ragazza, negli anni 70, le teorie induiste, le teorie buddiste, i digiuni mistici, la macrobiotica, cioè è nato proprio su un altro, però poi conoscendo i radicali, avvicinandomi a loro, sicuramente mi ha interessato anche la loro versione, che è una versione molto particolare del digiuno, perché la forma classica del digiuno radicale è una cosa che io ho sempre trovato e scritto anche assolutamente malsana, perché 3 cappuccini al giorno è una cosa, cioè 3 giorni va bene, quando io al 20° giorno, al 3° cappuccino, il fegato si inginocchia e ti chiede pietà, perché sono stomaco vuoto, sono apparato digerente vuoto, il caffè e il latte non è che siano proprio il meglio del meglio. Però poi di fondo questa dei 3 cappuccini è una scelta, perché in realtà il digiuno radicale classico, come viene raccontato nella teoria pannelliana e come non sta scritto nei testi perché non ce ne sono, ma sta nell'archivio di Radio Radicale, è con la quantità di calorie che era concessa ai detenuti nei campi di concentramento, cioè che la razione minima per sopravvivere, perché uno non vuole chiaramente morire, cioè non è un buttare il corpo nella lotta perché muoia, è invece una lotta per la vita, per cui è cercare di durare più a lungo possibile in questo dialogo non violento con l'avversario, e per durare più a lungo possibile comunque un minimo di calorie devi assumere, che corrispondono più o meno a 3 cappuccini, a una spremuta d'arancia. Infatti me la sono sempre cavata in quel modo, dei tre cappuccini per me, uno era il caffè della mattina, che io assolutamente sono una caffeinomane e non credo riuscirò mai a levarmi. Eh sì, il caffè dà proprio un calo fisico, dà un mal di testa insopportabile quando non lo prendi, se sei proprio fissata col caffè, infatti. E le altre due invece che il cappuccino, che è sempre preso un'aranciata, perché non... Questa della moratoria sulla pena di morte è un digiuno che è durato in tutto qualche mese, in tutto 4 mesi mi sembra, con delle sospensioni. I chili che ho perso furono 13, vabbè, comunque sono particolari abbastanza, anche uno non se ne deve lamentare, perché se lo fa chiaramente deve farlo perché è convinto. Non è esattamente quello soltanto che ha portato al risultato, è che c'era anche un'azione dietro che durava da 14 anni di interlocuzione a livello ministeriale, a livello politico, un grande lavoro di Emma Bonino, ma anche degli altri deputati europei quando erano deputati europei, cioè c'è stato tutto un lavoro dietro. Però sicuramente nell'ultima fase il gruppo degli oltranzisti, che poi è la prima volta che noi facevamo uno sciopero proprio in gruppo organizzato, perché in genere si è fatti pannella con qualcuno magari che poi si aggregava, questo fu proprio un gruppo che si formò all'interno del partito proprio su questo obiettivo. Eravamo in 5 o 6 mi sembra,
E sì, è stato uno dei più lunghi, però ce ne sono stati anche numerosi altri più corti. E questo è praticamente quello che si chiama il digiuno radicale classico, è fatto così. È una teoria che ha fondato Pannella, proprio perché è sua, totalmente sua. C'è chi più o meno aderisce in maniera senza nemmeno chiedersi, c'è chi naturalmente poi ogni volta ha delle osservazioni da fare, ha dei rilievi, ci sono delle critiche interne, sia per il metodo sia per come viene condotto. Sicuramente in Italia, se si conosce qualcosa di non violenza e di Gandhi, in gran parte è dovuto ai radicali, ma non soltanto naturalmente, però gli va riconosciuto quello che è comunque sicuramente loro. Te prima parlavi appunto delle azioni dell'antiproibizionismo anche su altri argomenti, non soltanto sulle loro, parlavi delle lotte sull'aborto, e sicuramente anche quelle erano azioni di disobbedienza civile. Io ho partecipato a delle azioni col CISA di Firenze, col dottor Conciani, che è una figura proprio storica del partito ma anche politica, che faceva gli aborti clandestini col famoso metodo Karman di aspirazione. E io avevo 16 anni, ho fatto il primo aborto con loro e poi ho continuato anche a unirmi alla loro squadra e a lavorare con loro. Si facevano degli aborti che erano assolutamente illegali, perché forse adesso viene dimenticato, perché poi è normale, le persone nascono quando la legge è cambiata. E nessuno si ricorda che io, quando ero ragazza, io ho 57 anni, non ne ho 120, quando io ero ragazza, le donne che abortivano, che venivano trovate abortive, venivano piantonate in ospedale dei carabinieri, che le aspettavano per quando si fossero liberate dalle loro incombenze ospedaliere, le aspettavano per portarle in manette, in carcere, con poi gli urli e gli sputi della gente per la strada, perché quella è un assassino, una porca, una schifosa. Cioè, e queste sono cose che magari non è possibile in Italia. Si parla degli anni 70, di 43 anni fa, era così letteralmente, e quindi queste azioni erano azioni di disobbedienza civile anche ad alto rischio, comunque, in ogni caso, perché c'era anche da contrastare non soltanto con la legge ma anche con la società, che comunque ti vedeva come un elemento disturbante ma anche violento in un certo senso, no? È un'azione violenta, assassini, uccidete bambini, siete degli assassini, eccetera eccetera. E non veniva compreso come poi l'antiproibizionismo sull'aborto, ma come sulle droghe anche, non è assolutamente un metodo che vuole incentivare l'aborto o l'uso di droga, anzi vuole rendere questo fenomeno sociale gestito e controllato al meglio per tutti, semplicemente. Non è assolutamente un tentativo di farlo diventare più diffuso. Infatti gli aborti sono assolutamente diminuiti dopo che è stato legalizzato l'aborto, perché è un fenomeno clandestino, chiaramente c'ha anche conseguenze più gravi, non è quantificabile, ha tutta una serie di conseguenze il fatto che un fenomeno sia clandestino. Sull'uso delle droghe, purtroppo esperimenti in larga scala non ne abbiamo, ma quelli piccoli che sono stati fatti in alcune nazioni come il Portogallo, come la Polonia, come ne cito qualcuno a caso, ma sono ormai, cominciano ad essere sempre di più, e dimostrano che la legalizzazione, anche se parziale, delle droghe magari non diminuisce il consumo, però non aumenta il consumo, e soprattutto diminuiscono i consumi problematici, la criminalità legata al consumo e le tossicodipendenze. Quindi comunque sono esperimenti interessanti. Quando si legalizza un fenomeno diventa sicuramente gestibile in maniera migliore. Ora, la correlazione fra antiproibizionismo, non violenza e democrazia è una correlazione che mi ha sempre molto interessato, e qui in questa parte del mio intervento mi collego a un'altra cosa che ho scritto. Scusatemi che ogni tanto vi leggo qualcosa, ma è anche per un attimo mettere in fila, perché non sono discorsi semplici, facili poi da organizzare e da far restare anche in mente, quindi magari mi aiuto anche un po' con lo scritto. E appunto questo intervento che adesso vi leggo, cioè leggiamo insieme e vi commento, è stato nel 2008 al Den Camp, che hanno organizzato dei ragazzi di Radio Radicale, ed era proprio antiproibizionismo, non violenza e democrazia, le interconnessioni fra non violenza e democrazia, per qualche riflessione sul tema delle azioni non violente come strumenti di partecipazione democratica diretta ed attiva. E io naturalmente ho un'esperienza, poi a parte quella dei digiuni e a parte quella delle disobbedienze civili, che poi vi racconto anche quella, perché sono anche una disobbediente civile. Come si sta nel tempo? Vado avanti tranquillamente? Non abbiamo in realtà guardato l'orario di inizio. Va bene, continuo ancora un po' allora.
E io sono stata, a parte disobbediente civile e appunto digiunante militante, sono stata e sono segretario dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, e questo fino dal 2008. E fino dall'inizio di questa esperienza io ho sempre considerato quanta vicinanza ci fosse fra il concetto di antiproibizionismo contrapposto ai metodi di regime e di potere autoritario. Cioè, l'antiproibizionismo e la sua strategia, valenza di strategia di governo dei fenomeni sociali attraverso le armi non violente della comunicazione e dell'informazione, perché spesso nella teoria non violenta si dice anche che un'arma non violenta è l'informazione, perché in parte, diciamo, come è successo infatti, e diventa un po' inutile legalizzare i fenomeni se poi non si dà informazione alle persone, come è successo un po' con l'aborto. La legge prevedeva la legalizzazione, ma anche parallelamente una continua azione di formazione nelle scuole, di educazione, di formazione più che di educazione, di informazione su quello che è la sessualità, la riproduzione, eccetera. Questo non è stato fatto, e infatti ora c'è un fenomeno un po' di ritorno, di aumento degli aborti, non in generale, ma nelle minorenni e nelle extracomunitarie naturalmente, perché sono problemi purtroppo anche di ignoranza, legati all'ignoranza spesso, non è soltanto un fatto di morale o di comportamento, no, è un fatto di sapere bene quello che si fa. Per cui l'informazione è compresa fra le armi non violente, e in questo senso una violenza molto simbolica ma anche molto forte è quella che ci viene fatta nei mezzi di informazione di regime, perché comunque sempre di violenza si tratta, perché quando non pubblichi delle notizie, o quando dai più spazio a delle notizie invece che altre, o quando metti delle parole che in qualche maniera fanno intendere la ragione o il torto da che parte stanno, te fai una violenza in qualche modo, cioè usi la comunicazione in modo violento per imporre un tuo punto di vista, per prendere uno spazio, un dominio sulla comunicazione, e non per veramente informare o arrivare a un punto di vista condiviso. Questa naturalmente è violenza simbolica e non è fisica, è diversa, però ha la sua valenza sicuramente anche quella. E infatti qua in questo, appunto, in questo intervento parlavo proprio appunto delle azioni radicali, non violente, disobbedienza civile in tema di aborto, che vi ho già appunto raccontato e detto adesso. E appunto, non so, 15 anni, donne ricoverate in ospedale per le complicazioni di aborto che ne venivano piantonate dai carabinieri, esatto, e le conseguenze peggiori le subiva chi non aveva soldi per andare a interrompere la gravidanza a Londra, naturalmente, perché poi il proibizionismo ha anche un aspetto, una valenza che è molto di classe. C'erano anche numerose cliniche italiane compiacenti, naturalmente, perché il proibizionismo in qualche modo è anche una strategia che produce diseguaglianza, privilegi ed eccezioni, anche in questo senso quindi antidemocratico, come dimostra poi anche l'ultima deriva proibizionista. Qui si parla delle leggi sulle droghe di Giovanardi, nel voler sottoporre a test antidroga tutte le categorie fuori che, guarda caso, i parlamentari. Questo è un intervento del 2008, ma in realtà ci avevo ragione, devo dire, leggendolo oggi. Forze dell'ordine, medici, cioè gli stessi che comandano e eseguono i test agli altri, cioè c'è un aspetto comunque di classe e di dominio. I regimi autoritari hanno bisogno di conservare il potere con la paura e con le punizioni, con la repressione economica, con la limitazione dei diritti civili, con i privilegi e con le dinamiche di casta. Una democrazia compiuta trova nel dibattito pubblico e nella informazione corretta l'antidoto alle degenerazioni violente e alle crisi di sistema. Purtroppo l'involuzione della democrazia italiana non garantisce affatto una libera circolazione delle classi dirigenti, perché ne limita l'accesso ed è viziata dal nepotismo, clientelismo e familismo amorale. Lo strumento legislativo parlamentare rimane appannaggio di una maggioranza consolidata di potere trasversale allo schieramento politico, di una classe dirigente che si autoriproduce da secoli. Le teorie elitiste, già dall'inizio del Novecento, avevano individuato il suffragio universale come necessario ma non sufficiente a garantire la democrazia. Sembra che salti di palo in frasca, ma poi c'è un senso a quello che vi sto leggendo. La democrazia rappresentativa finisce per selezionare un'elite che non rappresenta affatto tutte le componenti della società, bensì quelle già dominanti. Per questa ragione fu introdotto uno strumento per la correzione e il bilanciamento in favore della democrazia diretta, la cosiddetta seconda scheda, quella appunto referendaria, perché anche il referendum e la democrazia diretta sono una forma di non violenza. Uno strumento purtroppo ormai svuotato e tradito di significato,
dagli inviti all'astensione, reso inattuabile dalle procedure estenuanti necessarie per proporlo e avvilito dalla mancata corretta informazione e tradito più volte nei risultati. Anche se ora i radicali stanno cercando di riproporre comunque un pacchetto referendario, sicuramente sono consapevoli più di ogni altro della difficoltà alla quale vanno incontro e quindi un doppio legame. Da una parte l'antiproibizionismo come strategia di governo democratico dei fenomeni sociali, in alternativa ai metodi proibizionisti violenti propri dei regimi autoritari, dall'altra la non violenza e la disobbedienza civile come forma di partecipazione diretta dei cittadini al perfezionamento della democrazia. E per questo appunto le iniziative parlamentari e referendarie su aborto, droga e prostituzione hanno sempre avuto bisogno del sostegno della non violenza nelle forme di obiezione di coscienza, disobbedienza civile, digiuni, per riuscire a ottenere significativi ma parziali e spesso non attuati risultati. E personalmente sono disobbediente civile, ora passiamo appunto al fatto della disobbedienza civile, io mi sono presa 4 mesi di condanna, poi indultata, per cessione di canapa nel corso di una disobbedienza civile in Piazza del Campo a Siena. Ed era sul tema della cannabis terapeutica, in questo caso specifico quello che ho fatto io fu fatta proprio sulla cannabis terapeutica, erano anni in cui ancora non esisteva nemmeno in tabella, oggi in teoria i farmaci cannabinoidi sono reperibili, anche se poi nella realtà trovano un sacco di ostacoli la loro diffusione e il libero accesso per i malati, però allora quando io ho fatto questa disobbedienza nel 2003 era assolutamente, non si parlava nemmeno di cannabis terapeutica. Noi siamo andati in Piazza del Campo a Siena con Vita Bernardini, con Giulio Braccini, eravamo 3 militanti allora semplici, Vita non era stata parlamentare, eravamo 3 militanti radicali e abbiamo fatto una conferenza stampa in cui appunto criticando fortemente la legge esistente che allora vietava addirittura come estrema deriva del proibizionismo la canapa anche ai malati in quanto farmaco, abbiamo distribuito gratuitamente delle bustine di marijuana, di canapa alla gente in piazza. Io ne ho distribuite 4, devo dire, questa è la verità. La polizia è intervenuta immediatamente e il processo si è un po' giocato anche sul fatto perché ci dicevano quello che veniva detto delle disobbedienze civili radicali, ma voi comunque fate un danno alla salute pubblica perché distribuite della droga. Un danno, pensa che danno che abbiamo fatto alla salute pubblica, cioè distribuendo delle scime di canapa, peraltro una pianta che in Italia fino a 50 anni fa era coltivata dappertutto ed eravamo i secondi produttori al mondo. Comunque, e quindi mi sono, diciamo, messa in gioco perché si rischia, ci siamo messi in gioco perché si rischia comunque la condanna, il processo ha avuto numerose vicende, io la prima volta che mi prendevo un verbale in vita mia, devo dire, lo posso dire pubblicamente perché ho fatto coming out ormai da anni, quindi non ho nessuno a cui, di fronte a cui mi devo vergognare a dirlo, dopo 40 anni di onorato consumo di droghe leggere, io sono andato a prendere il mio primo verbale in vita mia volontariamente in Piazza del Campo a Siena perché sono andata io a prendermelo, perché fino allora ero rimasta assolutamente incensurata. E comunque c'è stato prima un tentativo di non processarci per niente e darci una condanna senza processo, che adesso non mi ricordo il nome tecnico, però esiste questa possibilità. Noi l'abbiamo rifiutata, c'è stato un processo in cui appunto la... La grazia di reato? No. Non è quella, era una formula in cui loro non ci processavano, ci facevano una multa e un decreto penale di condanna, esatto, un decreto penale di condanna. L'abbiamo rifiutato allora e poi abbiamo avuto una serie di udienze numerose, poi rimandate più volte, alla fine poi è arrivato l'indulto e all'ultimo il nostro avvocato ha deciso di accettare e ci ha consigliato di accettare. Io non ero d'accordo, devo dirlo, l'ho detto pubblicamente, quindi anche qui non c'è niente di male, perché io se sono andata a fare una disobbedienza civile non è per essere indultata ma è per essere condannata, perché sennò non ci andavo, cioè voglio dire, mi sembrava una cosa veramente assurda, come il fatto che siccome bisognava anche dire, dove ci dicevano voi fate comunque un danno alla salute pubblica perché distribuite la droga, e noi si diceva però, avvertendo la questura il giorno prima, loro ce lo impediscono di distribuirla in effetti, no? E quindi c'era questa cosa che la polizia interveniva subito, però io in realtà le bustine le ho distribuite uguale, perché mentre la poliziotta mi teneva i gomiti, io ce l'avevo in tasca e con la mano in mezzo alla folla, e poi c'è una folla, una confusione, comunque le 4 bustine mie le ho date ai manifestanti
però questo non doveva risultare, perché comunque se no la polizia si sarebbe, diciamo, offesa, fra virgolette, di sentirsi dire non è vero che ci hanno impedito, io in realtà l'avevo, però a me quando mi hanno perquisito non ci avevo più niente, e quindi io che dico, che vado a fare disobbedienza civile e poi non c'è niente in tasca, cioè è un assurdo, insomma è tutta una cosa un po', diciamo, perché anche la non violenza chiaramente per tutti, e i radicali non fanno eccezioni, è un argomento molto difficile, molto complicato, e spesso si rischia di commettere dei piccoli, dei parziali errori, degli errori grossi, e poi è una cosa lunga, perché fai l'azione, c'è il processo, il controprocesso, l'appello, cioè è una cosa che la fai oggi, nel 2003 il processo è finito nel 2011 o 12 addirittura, cioè una cosa che si è trascinata con vicende alterne per diverso tempo. E quindi io quello che ho trovato rispetto alle disobbedienze civili, che sono state circa una trentina quelle che ha fatto Rita Bernardini come prima persona insieme a 64 militanti radicali nelle varie occasioni, e quello che ho trovato più che altro è che purtroppo sono servite un po' per fare giurisprudenza sicuramente con le varie sentenze, però non hanno raggiunto i mezzi di informazione, che poi quella è la cosa importante, perché tutte quante uscivano sui giornali locali, appunto il trafiletto a Siena, il trafiletto a Potenza, il trafiletto a Rimini, però quindi la mia idea, che avevo anche ipotizzato per la mia associazione, era riuscire a organizzare una serie di disobbedienze civili coordinate che avvenissero contemporaneamente in tante città, possibilmente insieme a un'iniziativa parlamentare, insieme a delle manifestazioni di piazza, cioè però è tutto coordinato in un tempo unico, in modo che i giornali nazionali non potessero fare a meno di dare notizia, perché poi alla fine, ecco, su Green Hill si è raggiunto sicuramente l'obiettivo di riuscire, beh, sì. Tutti l'hanno saputo, sì. O in bene o in male. È nato spontaneamente, non era stato pianificato prima, cioè è stato un... Infatti a volte forse... Però c'è da dire, se posso aggiungere, no, sì. Aspetta un attimo, io ho molto piacere poi se fate domande, se interlochiamo, solo l'importante è che il microfono passi sempre, perché così rimane tutto registrato. Vieni. No, una cosa volevo aggiungere su Green Hill, è vero che è nato come moto spontaneo quel giorno, nessuno aveva organizzato di entrare dentro l'allevamento, però dietro, e questo pochi lo dicono, c'è stato un lavoro preparatorio di almeno 2 anni, nel senso che all'inizio questo allevamento lo conoscevano pochissimo, soltanto alcuni attivisti di zona, e questi attivisti hanno cominciato a fare dei presidi, all'inizio erano pochissimi, non ci andava nessuno, perché appunto è situato in una provincia del Bresciano, no? Quindi non era, insomma, un posto facile, no? Per attirare l'attenzione come può essere Roma. E loro, questi attivisti singoli, di volta in volta cercavano, però attraverso i social network, i blog, la stampa locale, di rendere consapevole sempre un numero più grande di persone di quello che stava accadendo. E in particolare, cinque o sei mesi prima della liberazione, addirittura riuscirono di notte a salire sul tetto e rimasero su quel tetto, era freddo poi perché era inverno, 2 giorni, 2 notti. E questa notizia, insomma, fece molto scalpore, è stata diffusa, e quindi pian piano la gente, no, da tutta Italia ha cominciato a correre, a dare conforto, a dare sostegno, quindi c'è stata dietro in realtà una preparazione. Poi sì, l'evento stesso di quel giorno della liberazione è stato assolutamente spontaneo, ma è stata come un'esplosione, una liberazione di un'emotività che comunque era stata costruita nel tempo. Quindi questo, ecco, è importante e significativo, non è che quel giorno sono andati lì come dei pazzi, insomma c'è stata proprio una liberazione in ogni senso, sia degli animali ma anche di tutte queste persone che da mesi, da anni si battevano per questa cosa. Sì, poi appunto come dicevo prima, come diceva Gandhi, una liberazione dalla paura, no? Esatto. E dall'ignoranza in qualche modo anche, sono azioni sicuramente forti, cioè, che hanno... da quelle, certo. di informare proprio le persone di quello che stava succedendo, certo. Là dentro non lo sapeva nessuno, in tutta Italia non si sapeva, però subito dopo la notizia è diventata, con le fotografie che hanno fatto il giro un po' come minimo di tutta Italia, ma molto probabilmente anche di tutto il mondo, sì. All'estero hanno parlato, infatti. Io vi dico un'altra volta che se vogliamo interloquire, fare domande, parlare, mi date anche una mano nel portare avanti la serata in qualche modo.
E rispetto a quello che ha detto lei all'inizio, ho messo degli appunti qua e là a caso, e il discorso della violenza, sicuramente io frequento molti gruppi antiproibizionisti invece che quelli animalisti, ma anche lì il problema della violenza è molto forte, perché chiaramente si diceva prima quando si era fuori a fumare insieme, no? Ci sono delle esperienze giovanili per cui un ragazzo magari di 16 anni lo fermano, c'ha uno spinello in tasca, o gli fanno un'analisi della saliva, ha fumato 15 giorni fa e perde automaticamente tutti i suoi diritti, si ritrova messo dentro, magari picchiato, che non può vedere l'avvocato, perciò hanno degli abusi incredibili, perché sembra che siccome tu sei un drogato, per virgolette, no? Come se poi appunto avere una dose fosse essere drogati, te perdi ogni diritto, non sei più un cittadino, ma sei un drogato schifoso e quindi non hai più diritto assolutamente a niente, sei vittima di una serie di abusi di tutti i generi, proprio anche a livello di violazione dei regolamenti, delle leggi e dei diritti, si sa le condizioni delle carceri oggi. Magari quando esci da un'esperienza del genere, quello che desideri è tirare una sassata ai vetri della caserma, cioè voglio dire, condannabile, sbagliato, per carità, però è ovvio che poi ci sono delle cose che generano anche violenza, no? Ci sono delle risposte della violenza che genera poi a sua volta altra violenza. Io come generazione vengo da una generazione che ha fatto della lotta armata, e io quello che ho da dire sulla lotta armata è che non paga, non è tanto un fatto che non è uno, non è d'accordo, non vuole, è immorale, non è etica, cioè quello che c'ha è che non paga, non paga nel senso non dà risultati, non esistono grossi esempi di lotte armate spontanee che hanno avuto un risultato positivo in qualche senso, in genere è seguito una repressione più forte, più delle volte, il 99% delle volte il risultato che ottiene è unicamente un incattivimento delle... una repressione maggiore, più forte, e non riesce assolutamente, perché è un giro, cioè chiaramente la violenza è un circolo vizioso, non si può alimentare, perché se l'alimenti è la volta che, e principalmente direi nell'argomento che voi trattate, cioè va quasi da sé che dovrebbero essere cose non violente, no? Perché se uno è contro la violenza, contro gli animali, a maggior ragione, con la stessa ragione identica, anzi, senza nemmeno a maggior ragione, con la stessa ragione identica deve essere anche contro la violenza sulle persone. E a volte sentono fare dei discorsi molto estremisti anche da parte degli animalisti, cioè, no? Per esempio, io quello che al cane gli ha fatto questo, gli taglierei i piedi, gli taglierei le mani, lo farei a pezzi, lo butterei nell'olio, poi, cioè, capito? È un florilegio. Ecco, appunto, è uno scambio tra due parti che sono poi violente e integraliste quando si va a quel tipo di scambio. E quindi tutto sommato penso che da parte di chi ha poi la responsabilità, non dico di gestire perché sono movimenti anche spontanei, però di comunicare poi, c'è forte l'obbligo in qualche modo, o comunque la necessità di riuscire a indirizzarli e riuscire a indirizzare i vari gruppi, riuscire a metterli insieme naturalmente, uno, e poi riuscire a organizzarli in una serie di azioni che possano essere in qualche modo da una parte incisive, però anche che non portino a delle conseguenze, che poi si fa poi se no il male della stessa cosa che si difende, perché poi alla fine ti puoi tenere anche degli effetti secondari assolutamente contrari a quelli che immagini, perché ti viene un cazzotto a uno perché ha dato un calcio a un cane, e quello quando tu non lo vedi gliene da quattro, cioè dice ma io mi sono tolto il gusto di dargli un cazzotto, e sai che soddisfazione, cioè non ha senso, perché poi se te in teoria, veramente la teoria che sostiene è vera, cioè che puoi difendere l'animale, non serve a niente essere violenti con chi è violento con gli animali, anzi produce proprio assolutamente l'effetto completamente opposto. Il problema è che sia nel caso degli animalisti che nel caso dell'antiproibizionismo noi abbiamo di fronte un nemico enorme che è il business, cioè non è che ci sono miliardi che sono dietro, sia dietro al narcotraffico da una parte, dall'altra parte dietro all'industria farmaceutica, e poi molto spesso l'industria farmaceutica per degli aspetti, per dei precursori, è legata anche al narcotraffico, ci sono delle zone d'ombra tra industria farmaceutica e narcotrafficanti, ci sono delle sfumature, e quindi diciamo è tutto un po' un mondo che io dico il mostro dell'ultimo livello, cioè siamo di fronte a un, non è che siamo di fronte soltanto a persone che devono essere convinte, che bisogna, no, qui siamo di fronte a gente che ci guadagna miliardi e che è pronto a ucciderti se potesse anche subito, perché tu gli stai dando noia, capito? Cioè per cui va messo a fuoco anche questo aspetto, che non ce la farai mai a combattere con la forza, perché è molto più forte di te, per cui cioè sì, io a te puoi anche fare organizzare delle azioni armate, però comunque perdere, sarai sempre perdente, e quindi saranno perdenti anche i diritti che uno difende.
sicuramente c'è bisogno di elaborare delle strategie più intelligenti, più articolate e chiaramente attingendo proprio a quella che è sicuramente la tradizione e la teoria della non violenza. Vuoi vedere domande perché mi si sta seccando la gola? Io ho subito una domanda. Allora, lo sciopero della fame, il digiuno è uno strumento molto potente, secondo me, che però in questi ultimi anni è stato un po' abusato e quindi ha perso la sua efficacia. Ecco, quando è opportuno iniziare uno sciopero della fame e quando no, secondo te? Insomma, quali condizioni sono quelle ottimali? Appunto, secondo me, nel senso, io ti do la mia, la mia personalissima poi interpretazione di quello che è la teoria fondante dei digiuni radicali. Io trovo molto giusto, poi bisogna vedere se la teoria va messa in pratica, che intanto ci deve essere un obiettivo chiaro, e cioè che ci sia un obiettivo. Non è che uno può fare sciopero della fame, no, in generale per i diritti degli animali, no, per esempio, no, perché chiaramente non è che puoi averli, quindi ci morirai di fame prima di arrivare all'obiettivo, e non è quello che tu vuoi, e quindi vanno scelti degli obiettivi che siano in qualche maniera chiari, ma anche raggiungibili, che sia possibile raggiungerli, e va messo a fuoco anche a chi ti rivolgi, cioè chi è l'avversario o l'interlocutore più che l'avversario, no? Cioè cosa vuoi ottenere e da chi? Bisogna averli bene chiari davanti, dopodiché devi andare avanti fino a che non lo ottieni, semplicemente. Cioè l'interruzione è una sconfitta in qualche modo. Certamente non bisogna morire di fame, però comunque l'interruzione, uno bisognerebbe che riuscisse a mettere a fuoco sia obiettivi che interlocutori che un tipo di azione che possa avere qualche possibilità comunque di arrivare. In questo senso quello sulla moratoria sulla pena di morte rispettò pienamente questi criteri, perché proprio messo proprio al fondo, all'ultimo, dopo 14 anni di lavoro, gli ultimi mesi fu usato anche quello. Quindi proprio nel momento in cui poteva essere veramente significativo, e non si rischiava poi di ritrovarsi a digiuno per tutta la vita, perché in momenti, al terzo o quarto mese, mi sono anche detto ma si smetterà prima o poi, o sarà un digiuno che dura tutta la vita. Invece poi ci fu questa, però un po', diciamo, dopo una serie di rinvii, di astensioni eccetera, un po' ci si poteva immaginare che quell'anno sarebbe andata a buon fine. Quindi l'azione non violenta lì ha rafforzato comunque l'azione che già c'era. E poi che ti posso dire? Che deve, questo obiettivo chiaro e raggiungibile, interlocutore e costanza, forza e tanto amore per ciò che difendi e per ciò per cui lotti, perché se non c'è una sincerità, una verità in quello che tu fai, spesso non ottieni dei risultati. Cioè c'è anche qualcosa, c'è una parte razionale, ovvio, nella politica ci mancherebbe, nella vita c'è una parte razionale molto forte che è importante, però c'è anche una parte razionale, magica, appunto, le energie sottili, che comunque al suo peso esiste anche quella e ne va tenuto comunque conto. Se uno non è sincero, questo tipo di azioni alla fine rischiano un po' di ritorcertisi addosso, di essere un po' anche negative invece che positive. Cioè bisogna anche farlo per cose in cui si crede, secondo me, farlo davvero, farlo per cose in cui si crede. Questo. Ti faccio una domanda. Volevo sapere quanto è importante il fattore comunicazione. Cioè, mi ricordo che tu ci hai raccontato di alcuni scioperi della fame di Marco Pannella che si conoscevano solo all'interno dei radicali. Cioè, ci deve essere una strategia proprio per far arrivare l'effetto voluto della disobbedienza civile all'esterno, o si aspetta che questo avvenga automaticamente? E proprio qual è il referente, cioè l'istituzione o la società civile dell'azione? No, il referente cambia di volta in volta, dipende da quello che tu vuoi ottenere. Nel caso della pena di morte, il nostro dialogo, la nostra interlocuzione era con il Parlamento, ma anche col ministro che doveva portare, ora non mi ricordo esattamente perché poi c'è una memoria tremenda, si vede che i digiuni mi hanno rovinato, o la cannabis, non si sa, mi hanno rovinato la memoria, non si sa quale dei due di più. Quindi, però c'era sicuramente un interlocutore che era il ministro che doveva poi portare da parte dell'Italia l'istanza all'ONU, perché poi bisognava che fosse presentata, non è che si poteva andare noi all'ONU in quanto radicali, ci voleva una interlocuzione a livello proprio formale. E l'informazione è importante, questa è una discussione che ho fatto a lungo con gli altri compagni radicali, perché io essendo una
che appunto crede anche in parte a cose che non si vedono e non si sentono, ha sempre detto che comunque il digiuno per uno scopo ha un valore di per sé intrinseco, anche se non è diffuso a livello mediatico. Però sicuramente mi rendo anche conto che non si può prendere come dichiarazione assoluta, perché appunto se non li sa nessuno è un po' come il discorso di disobbedienze civili di vita, che sono state 30, adesso mi trovo con 30 processi addosso, però purtroppo non lo sa nessuno in Italia, o lo sappiamo in 500, 1000, a dire tanto, no? E allora si rischia un po' di perdere poi la pregnanza politica dell'azione, magari non quella sottile, perché quella comunque l'hai fatta, no? Rimane come cosa che tu hai diffuso nel mondo, come segno di te che hai dato, no? Però a livello politico se non c'è, abbiamo fatto anche dei digiuni per la correttezza dell'informazione, infatti, cioè partendo da quello, perché fino a che non c'è correttezza nell'informazione è inutile anche fare altri tipi di iniziative. E un po' questo riguarda anche voi, perché fino a che non vi rappresentano in maniera corretta, ha voglia voi a fare cose bellissime, meravigliose, giuste, fatte bene e tutto. Se poi non ne parlano è un problema farle conoscere, e a livello politico non avete mosso poi più di tanto, è quello il fatto, sicuramente. Quindi sì, direi che l'informazione ha la sua importanza, bisogna vedere tu su che livello intendi, se la intendi come azione politica è fondamentale l'informazione, se la intendi come un'azione tua personale, cioè una diciamo qualcosa di spirituale fra virgolette, di energetico, se vogliamo dirlo con un'altra parola, a quel punto va bene anche se non lo sa nessuno. Oppure cioè il referente dell'animale che magari viene liberato, certo. Certo, l'animale viene liberato, purtroppo ne rimangono altrettanti, certo. Ne rimangono, perché quei cani che ti dicevi erano già entrati, e però li hanno regalati agli animalisti, sì, per prenderne degli altri subito dopo. Sì. Cioè non è che purtroppo è che poi bisogna anche guardare un po', la parola radicale sta anche a indicare il fatto che bisogna guardare non ai casi singoli, ma riuscire a incidere nell'insieme della cosa, e sul discorso sicuramente animalista, come su tanti altri, poi anche quello di cui mi occupo io, la faccenda non è per niente semplice, perché di lotte singole se ne possono individuare a migliaia, e su quelle poi magari ci si divide anche, no? Perché c'è la più importante, l'animale dei circhi, non è molto più importante la vivisezione, io penso per le droghe è uguale, no? Cioè che bisogna legalizzare le droghe leggere, no, anche quelle pesanti, no? Cioè ognuno poi ha le sue divisioni, e questo fa sì che non si combatte uniti e non si ottengono i risultati che si dovrebbero. E così un po' anche mi sembra accade per i gruppi ambientalisti, animalisti, no? Cioè ognuno ha le sue priorità, c'è chi è più ambientalista per cui dà la priorità magari all'inquinamento, agli inceneritori, al discorso delle energie rinnovabili, c'è chi è più orientato appunto, leviamo i circhi, leviamo le io per esempio non posso vedere le carrozzelle, qui a Firenze si chiamano fiaccheri, trovo che nel traffico che esiste oggi nelle città, sotto il sole poi di questi mesi, vedere quelle povere bestie col carretto dietro, cioè poi di un diseducativo anche rispetto a chi, cioè lo trovo una cosa assolutamente, ecco, la mia posizione diciamo sull'animalismo, te mi hai detto non è animalista però è molto vicina, sicuramente sono molto vicina, ma questo fino dagli anni, io sono stata iscritta alla prima lega anti-vivisezione che esistita in Italia, perché nel 70, che non era quella che c'era, che è la LAI, quella di ora la LAB, ecco, allora la LAN, lega anti-vivisezionista nazionale a Firenze, è stata fondata da un signor Makowski, che l'aveva fondata, della prima lega anti-vivisezione che esistesse, e sicuramente su quello io ho sempre considerato che poi anche dal punto di vista razionale, cioè non è soltanto per evitare le sofferenze degli animali, certo che è per quello, ma è anche perché comunque questo tipo di scienza non ci serve a nulla, perché poi a me non mi curano, le medicine che tu trovi con quei metodi chiaramente oltretutto a me non cura, come il discorso dei maltrattamenti sugli animali negli allevamenti, non solo c'è un discorso emotivo di dispiacere per la sofferenza degli animali, ma c'è anche il fatto che chi poi mangia quella carne si ritrova a intossicarsi di adrenalina, tossine della paura, della sofferenza, per cui c'è anche un discorso da una parte emotivo, ma da una parte anche molto razionale. Penso sicuramente che, come se è uno slogan di tanti anni fa e credo che esista ancora, se fossero trasparenti le pareti dei macelli, molta meno gente mangerebbe la carne. Io spesso dico, io la carne dopo aver fatto un'interruzione di anni perché facevo macrobiotica, adesso la rimangio, però dico spesso che per me se mi garantissero delle condizioni di macellazione e di vita
degli animali migliori, sarei disposta a mangiarne metà, un quarto, a pagare il triplo, il quadruplo, il quintuplo, cioè assolutamente sarebbe una cosa che non mi... E questa è la mia posizione personalissima, però la esprimo anche sapendo di essere in contrasto su questo con voi, però la esprimo perché è giusto. Perché la umanitaria è un ossimoro. E lo so che è un ossimoro. Nel senso, comunque, sì, non si può morire pena di morte umanitaria. No, ma adesso non voglio... No, no, infatti, no, ma è interessante. No, 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 ma io sono... Mi interessa a me questo discorso. Infatti lei lo sa che io non entro tantissimo in polemica poi, perché non violenza è anche dialogare in maniera civile su questo, no? Poi alla fine, anche questa non violenza, per cui non è che uno deve dire, ah, te mangi la carne, ah, no, schifoso, no, fuori a calci. No, capito? È un discorso anche di non violenza. Delle contraddizioni, perché questo discorso qua della... È il biocarnismo, no? Il neocarnismo di cui parla Melanie Joy, il discorso della carne felice, che è un po' il messaggio che i media cercano di farci passare, ossia che sia possibile oggi poter macellare gli animali in maniera non cruenta, non violenta e farli vivere in una forma, tra virgolette, di benessere. Questo ci fanno credere. In realtà non esiste benessere quando si tratta di uno, quando c'è l'oppressione, un animale allevato per essere trasformato in carne è comunque sottoposto, è comunque schiavizzato, è comunque oppresso dall'umano, quindi non esiste benessere in questo senso. E niente. Sicuramente anche ci sono bambini che vengono allevati per lavorare, per fare i soldati, per fare gli schiavi, cioè per cui figurati, certamente è un mondo violento, sicuramente, questo senza dubbio. Io rispetto al benessere ho fatto un'esperienza lunga di vita in campagna, perché negli anni 70 invece che stare a parlarne a tavola tutte le sere ho preso e ci sono andata a stare proprio, e io intendo comunque, sai, le mie diciamo interazioni erano con persone che venivano dalla città e dice, ah, tu ammazzi il coniglio, dico sì, ma tu che vai a comprare in macelleria, cioè questo è un coniglio che è stato libero, che ha mangiato benissimo, tutto benissimo, viene ucciso cercando di farlo soffrire il meno possibile, certo, è chiaro che una macellazione non può essere non violenta, però si cerca di procurargli meno sofferenze possibili, perché non è assolutamente interesse procurargliele proprio per niente, e te che vai al macellaio e non sai niente di quello che c'è dietro a ciò che compi, vieni qua e mi dici, ah, ma te sei uno che ammazza gli animali, cioè perché te, cioè questo è un discorso che veniva fatto, se l'hai primordi del dibattito. E io ho partecipato ampiamente a quello che pure era stato l'Arcipelago Verde, c'è stato tutto un inizio del dibattito ambientalista animalista in Italia che viene da molto lontano, e ogni posizione comunque è una sfumatura di qualcos'altro, perché poi il discorso è molto lungo, perché gli animali quali animali, perché poi c'è, voglio dire, la seta, c'è il baco da seta, è giusto che venga abbollito vivo? No perché sì. Sente meno forse di un cavallo, che se ne sa, no? Assolutamente no, però si va oltre, il moscerino, la zanzara, il virus, il batterio, cioè se bisogna stabilire, c'è un punto in cui bisogna stabilire, no? No. Cioè, mettiamo un punto, perché tanto non siamo qui per convincere nessuno, e era un altro lo scopo, perché altrimenti poi... Fai un dialogo tranquillo, non è che... Sì, no, ma era solo perché è già andata avanti un po' la discussione. E... No, volevo chiedere se ci sono domande. Sì. Mi ricollego a quello che ha detto Leonora Pigliucci, cioè i mezzi di informazione. Nel senso, ieri c'è stata una marcia a Firenze pacifica in cui circa 2000 persone hanno sfilato per far conoscere le condizioni all'interno dei macelli, con dei maxi schermi che proiettavano delle immagini molto eloquenti. Contemporaneamente a Roma c'è stato un flash mob in cui è stata gettata la testa da parte di persone contrarie all'animalismo e all'antispecismo, hanno gettato una testa di un animale recisa nella specie di un maiale, e questo è sicuramente un atto violento. I media hanno parlato soltanto di quest'ultimo episodio, non hanno parlato della marcia delle 2000 persone, così come in passato non hanno parlato di marce di 10.000 persone, 15.000, 20.000 che ci sono state a Roma, nazionali. Allora, in considerazione di questo, come si può guadagnare senza metodi violenti, cioè senza raggiungere quella violenza che alcuni animalisti perseguono, che è una violenza verbale, che però hanno scelto come loro metodo per raggiungere i media, invece raggiungerli con dei metodi non violenti?
sapessi la risposta l'avrei messa in pratica da un pezzo, e quindi non è facile. Come si può fare? Come si può fare non è certamente facile da poterlo dire. Certamente hanno fatto un piacere agli animalisti in qualche modo, quelli che hanno buttato la testa di maiale, no? Per questo ha fatto sì, no, per modo di dire, per carità, hanno fatto sì che comunque l'informazione sia arrivata a parlarne e a farla conoscere, perché forse se non c'era quella testa di maiale nessuno nemmeno sapeva che esisteva una riunione o comunque una manifestazione, un flash mob, eccetera. Quindi in un certo senso ben venga la dialettica, finché non violenta. È violenza fino a un certo punto, non è che te l'hanno tirata addosso la testa, scusa, io non voglio fare la difesa degli scemi che ti hanno tirato la testa di maiale, dico, però è violenta fino a un certo punto, è violento come simbolo, però non è che te l'hanno tirata addosso e ti hanno ferito, che è violenza fisica, è una violenza simbolica. Però questo giustifica allora la violenza, no, verbale che gli animalisti fanno certe volte per portare il discorso animalista all'attenzione dei media? Mm. La violenza, finché è simbolica, è ammessa, nella nostra società è ammessa, è ammesso, no? Mi risulta, okay, che sia ammessa quella simbolica. Si discute molto di questo tra di noi, ossia... È certo che si discute, mi sembra normale. Voglio dire, molti animalisti usano questa violenza verbale, appunto. E alcuni lo fanno proprio anche strategicamente, per attirare l'attenzione dei media. Quindi... Sì, bisogna anche vedere come l'attivi l'attenzione dei media. Sì, se magari l'attivi in negativo, nel senso poi viene criticata e quindi la collettività però si dissocia. Viene frainteso il messaggio, perché poi alla fine è quello che volete ottenere, volete dire. Certo, cioè il messaggio si diffonda, no? Sì, comunque si diffonda il messaggio però appunto in maniera corretta, ossia che noi comunque vogliamo porre fine alla violenza verso gli esseri indifesi, verso gli esseri senzienti. Sai, il discorso mi ricorda un po' quando ci sono persone che mettono su Facebook, per esempio, no? Sì. Ci scorrono le immagini, te ti svegli la mattina, apri Facebook, non è che c'è un link dove puoi andare, apri la pagina e c'è le immagini cruente, che in parte è una violenza che dovrebbe avere per forza in quel momento lì, no? Che lasciami la scelta di vederlo o meno. Mettimi un link e mi dici, qui si vede quello che accade dentro i macelli. E io sono libera di scegliere se voglio entrare o no. So che ci sono state delle discussioni anche nei vari gruppi su questo, e io alcuni amici li ho proprio rimossi dopo averglielo chiesto più volte, li ho proprio rimossi perché a me sinceramente non mi sono mai piaciuti particolari morbosi. Mi sono occupata, oltre che di antiproibizionismo, anche di mutilazioni genitali femminili, quindi è un argomento piuttosto pesante, e si parla di bambine e di mutilazioni pesanti agli organi genitali. Ci sono fotografie orrende, filmati più che orrendi, non ho mai cercato, secondo me già basta la parola, cioè uno basta che dica bambina mutilata genitalmente o animale torturato e impiccato, che bisogno ho di vederlo? Cioè già la parola mi rende ampiamente il significato di quello che è successo, no? A me non piace indulgere nel guardare, nel Dio che cosa orribile, ma guarda, non riuscivo a guardare. Non guardare, cioè, voglio dire, non è obbligatorio farsi del male. Dice, ma ti sensibilizzi, magari anche ti assuefai, perché alla fine un po' è successo per la fame nel mondo, che a forza di dire ai bambini piccini, guarda, pensa al proprio bambino che muore di fame, giustamente quello per difesa un giorno ha detto, ma che me ne importa a me, io mangio. Cioè alla fine è diventato un argomento di cui si parla in teoria, però in realtà non gli importa niente a nessuno, perché altrimenti la fame nel mondo sarebbe già scomparsa da un pezzo, se non importasse a qualcuno, non ce ne importa niente. Poi siamo sensibilizzati da questo eccesso di immagini. Sì, non solo, ma parlavo poco tempo fa con un fotografo professionista, il quale mi raccontava che i reportage, per esempio, le classiche foto del bambino africano denutrito con la pancia gonfia e le mosche in faccia, non le vuole più nessuno, non hanno più mercato, perché la popolazione si è totalmente assuefatta ed è totalmente indifferente. Quindi pensiamoci. E quindi appunto anche in questo caso i metodi violenti, cioè di imporre, di vedere l'immagine, dici, ma sensibilizzo, ma non lo so se sensibilizzi, forse fai peggio che meglio, cioè è un metodo violento comunque anche quello sicuramente. Poi tutto è giustificato in teoria, si può giustificare tante cose, ti ho detto, io giustifico in un certo senso, cioè capisco i ragazzi che sono infuriati con le forze dell'ordine, con la Fini Giovanardi, che hanno motivi per cui c'è una violenza dentro che cova. Per forza, io ho conosciuto ragazzi presi a cazzotti in caserma, ma anche minorenni, ma più di uno, amici dei miei figli,
cioè delle cose veramente vergognose da essersele vissute e da averle subite, è chiaro che sono pieni di rabbia. Cioè, magari non la posso giustificare, poi posso capire com'è che accade, e così capisco l'animalista, perché si identifica chiaramente con l'animale oppresso, no? Per cui è pieno di rabbia per le ingiustizie che si vedono fare giornalmente, ed è così. Però purtroppo è che bisognerebbe capire che il metodo è fondamentale se si vogliono ottenere. Se poi il risultato è sfogarsi, allora per carità, cioè dicevo voglio risfogarmi, cioè, se quello è il motivo, dicevo mi sono sfogato, perfetto, va benissimo, però non è detto che tu non crei addirittura un effetto peggiore, oltre a non creare nessun effetto positivo, certo, a livello di problema generale, può darsi che proprio ne crei addirittura di peggiori. Questo. E allora, per l'appunto, a proposito di questo, mi viene in mente, ma trovandosi a far parte di un movimento che per la maggioranza, soprattutto in occasione di grandi riunioni di massa, manifestazioni, si trova spesso ad utilizzare toni violenti, di quella violenza secondo me anche molto infantile, del tipo urlare assassini, assassini quando si passa di fronte a un negozio di abbigliamento. Per una minoranza, quale siamo noi, che mette in discussione questo tipo di metodi, soprattutto per la loro mancata efficacia, secondo te è più conveniente dissociarsi oppure restare comunque all'interno della maggioranza a costo di non creare scissioni e tutto quanto, e a costo di ingoiare qualche rospo? Ma guarda, su questo ti posso rispondere per come mi sono comportata io nel mio confronto con gli altri gruppi antitradizionisti. Io li frequento, partecipo alle riunioni, tento continuamente, la mia ricerca continua di fare azioni congiunte, perché insieme chiaramente abbiamo maggiore forza, però metto in chiaro sempre altri gruppi antiproibizionisti, non radicali, ma Emilio Mariana March, Ascia, Pazienti Impazienti, gruppi comunque, Progetto Free Weed, gruppi antiproibizionisti italiani non radicali, che possono essere alcuni di estrema sinistra, centro sociale, altri sono di ispirazione liberale, anche centrodestra, perché ci sono anche Libertiamo, cioè ci sono anche in realtà di centrodestra che sono antiproibizioniste. E io metto sempre in chiaro proprio questo aspetto della non violenza, una delle prime cose che io ribadisco all'inizio, cioè che io mi dissocio comunque da qualunque, cioè se mi partecipo a una manifestazione in cui tireremo le sassate ai carabinieri, no, ma proprio no, ma proprio per niente, capito? Facciamo un tipo di manifestazione insieme in cui si attuano altre forme, certo, per carità, figuriamoci. Poi se si decide, l'organizzazione decide di fare altri tipi di fuori, e poi c'è il singolo che dice assassini, vabbè, voglio dire, non è mica come dice allora me ne vado, per carità, quello ci mancherebbe, cioè figuriamoci. Però sicuramente io ho scelto di continuare a lavorarci insieme, però tenendo il punto fermo su quello che è il mio atteggiamento assolutamente non violento rispetto al tipo di manifestazione che vogliamo fare, che vogliamo fare insieme, al tipo di azioni che vogliamo mettere in piedi, sicuramente. Può essere che si tratti di quel famoso pregiudizio in favore della violenza, anche che dicevamo prima, per cui siamo tutti abituati a un linguaggio che si fonda su questo, e allora forse una possibile soluzione non potrebbe essere rendere la non violenza, la disobbedienza civile efficace anche su obiettivi specifici, penso, che ne so, ai sabotaggi nel caso dell'antispecismo, quando a un'azienda farmaceutica crei anche un danno economico, allora lì anche se la comunicazione è contro di te, però poi di fatto quella deve tenere conto della tua opposizione, e quindi forse anche al violento che si sfoga in un modo che gli dà una soddisfazione immediata perché non vede un altro riscontro, puoi suggerire una via alternativa di azione più costruttiva, più efficace, pur sempre non violenta e comunque non, cioè che non va contro la persona ma va contro le strutture materiali. Sì, anche a volte purtroppo le persone che veramente gli interessa il risultato, ma perché hanno voglia di sfogarsi semplicemente, perché c'è anche da tenere conto che c'è un'educazione, una violentizzazione nella società, magari da noi meno che in altri paesi, però pure da noi c'è un'educazione alla violenza che continua, come dici appunto anche te, ed è così, è proprio conosciuta come violentizzazione,
Fra l'altro la violentizzazione è un processo sociologico, psicologico, spesso si avvale dell'allenamento su animali, perché ci sono zone del mondo appunto dove per allenare i bambini a fare i soldati e poi a uccidere delle persone vengono allenati con la violenza sugli animali, perché comunque è chiaro che da lì che parte, ci sono vari metodi di violentizzazione delle persone. Lo fa anche la mafia, e poi a un altro livello è quello che avviene con l'esposizione agli zoo, ai circhi. Sì, se ci fai caso poi questi grossi mafiosi anche in altre parti del mondo quando vengono catturati, guarda caso, avevano delle specie protette in casa, avevano animali protetti che non si possono tenere, è legato anche il bracconaggio e la vendita dell'avorio e dei corni di rinoceronte, è legato comunque alle stesse bande che fanno narcotraffico, perché è tutta una subcultura mafiosa e violenta, perché è chiaro, è il contrario della democrazia, cioè la violenza e il... è proprio il contrario della democrazia, il proibizionismo, è proprio un discorso basico, proprio di contrapposizione fra due metodi con cui affrontare le cose. Rendere efficace la non violenza, bisogna vedere se veramente riesce a renderla efficace. Green Hill in questo è stato un grande esempio, però bisognerebbe andare anche oltre. Sì, pianificando prima, magari atti coordinati e simultanei. Sono un obiettivo che possa anche interessare, a, che possa coinvolgere molte persone, che possa essere sentito come obiettivo comune. Già la scelta dell'obiettivo non è facilissima, e la scelta dell'interlocutore, perché uno potrebbe benissimo dire il mio obiettivo è levare i fiaccherai e le carrozzelle, no? Mettiamo. Beh, a chi ti rivolgi? Al sindaco di Roma, no, perché ci sono anche a Firenze e anche in altre città, mi immagino, no? Sì, a Firenze. Sì, ma pure anche in altre città molto probabilmente. Quindi devi trovare chi è il referente che può prendere delle decisioni effettive su quello specifico tema sul livello nazionale, perché sennò rischia di diventare, di rimanere poi un'azione isolata che appunto nessuno sa e nessuno poi segue. Non saprei come altro, cioè più di così io non saprei nemmeno come altro. C'è stato uno sciopero della fame per delle catene? Sì, che ha portato a un risultato, perché in realtà la legge contro l'uso di catene già c'era, si trattava semplicemente di applicarla, e la regione poi a seguito anche dell'azione di Battistini, che poi ha coinvolto diverse associazioni, diversi singoli che si sono uniti, anche qualcuno di parte in causa si è unito a questo sciopero, abbiamo fatto lo sciopero a staffetta e alla fine c'è stata una reazione da parte della regione che ha approvato una legge che in qualche modo rafforza in maniera più esplicita questo divieto, anche se poi so che insomma Battistini stesso non era completamente soddisfatto, perché era prevista qualche deroga nel caso in cui, non so, l'animale comporti pericolo oppure abbia problemi di salute. Adesso, nel senso che la deroga era ovviamente, si riferiva a un uso temporaneo della catena, ma siccome questo temporaneo non era poi quantificato in giorni, allora magari c'è ovviamente la possibilità di, come dire, di aggirare, insomma, comunque, ecco, però comunque c'è stata una risposta da parte delle istituzioni, questo sì, e lo sciopero è stato anche abbastanza, ha raggiunto i media, è stato abbastanza pubblicizzato, insomma, misura limitata, però li ha raggiunti. La cosa ideale sarebbe riuscire a lavorare tutti i gruppi insieme, cioè essere in tanti, fare delle manifestazioni. In Italia è molto via questo. Ma anche nel tema che anche nell'antiproibizionismo è uguale. Perché tutti quelli che sono antiproibizionisti o che anche soltanto tutti i consumatori, certo, con la loro materia di consumo, finite il problema, perché sono tutti in Italia, cioè finito. Certo. Ci mette bene e prende, ci viene. E così infatti è il discorso. Siete anche in tanti, poi alla fine, siamo però tanti. Siete divisi in tanti piccoli. E capiamo pure, cioè, le forme di sfruttamento sono così tante. Cioè, è anche difficile individuare di volta in volta un obiettivo, perché le forme di sfruttamento animale sono tante, diversificate. Allora, sì, una volta si può decidere di lottare contro la vivisezione, un'altra contro i macelli, un'altra contro le pellicce, esatto. Insomma, sono tantissime e è difficile riuscire a formulare, no, una richiesta precisa. Però trovare... Sì. Io, ecco, una cosa proprio banale volevo chiederti, Claudia, so se puoi darci qualche consiglio, tipo ad esempio un'azione di disobbedienza anche simbolica, magari simbolica, che secondo te potrebbe servire anche per sensibilizzare la collettività, magari riuscire a rendere
le persone consapevoli, no? Informarle su quello che avviene, non so, ad esempio nei macelli, negli allevamenti. Delle forme così anche sì, simboliche. Gli allevamenti degli materiali, voglio dire, lì servono quelle azioni appunto sotto copertura perché per informare deve avere i materiali. Perché sì, prima deve avere i materiali, per informare le persone bisogna che tu abbia qualcosa di solido e di valido a cui attaccarti, no? Mm-hmm. Non è che poi semplicemente dire nei macelli, certo, si commettono abusi. Certo. Capito? Alla fine poi. Tra l'altro sulle leggi si potrebbe agire secondo me comunque, perché sono carenti per tanti aspetti, a parte non vengono rispettate, ma a parte quello, per esempio mi diceva un amico che ha il cugino che ha un allevamento di mucche, credo, che lui mette le cineprese per evitare che gli operai possano in qualche maniera incrudelire, fare azioni violente sugli animali, perché vuole che sia rispettato comunque il livello standard, anche se non è sufficiente, però lui vuole il rispetto delle regole, mette le cineprese e lui deve riuscire a riprenderli 3 volte di seguito. Cioè 3 volte, perché alla prima non li può licenziare, alla seconda nemmeno, può licenziarli alla 3ª volta. Cioè, nel senso, ci sono anche tanti piccoli regolamenti, leggi, che vanno anche, che uno magari potrebbe intanto informare se stesso, no? Per capire esattamente come funziona. Perché poi per carità, certo, cioè, il mio scopo sarebbe che non esistessero più allevamenti perché io la carne non la mangio, sì. Però per arrivare a quello ci sarà tutta una serie di passi intermedi, no, naturalmente, per cui devi anche accettare la realtà che invece per adesso la maggioranza la carne la mangia e quindi gli allevamenti ci sono e tu quello che puoi fare è insistere e fare battaglia perché vengano rispettate delle leggi più possibile giuste. Io ti dico, mi ricordo sempre con molto piacere e stima di questo Makowski che fondò la Lega Antivivisezione a Firenze, perché lui era uno sensibilissimo agli animali, scrittore di poesie, di libri sugli animali, no? Lui l'agosto andava negli stabulari di Careggio a controllare che gli animali avessero da bere, perché fra le altre cose che succedevano l'agosto andavano in ferie e queste bestie rimanevano senza acqua, e lui con tutta la, voglio dire, non era una persona indifferente, per cui con tutta la sofferenza che gli portava andare tutti i giorni, andava per permesso dal comune di Firenze, ottenuto a forza di domande e di richieste, a verificare il rispetto pedissequo proprio di almeno quello che è il regolamento, che poi se ne verifichi il rispetto anche viene a conoscenza anche di altre cose, devi anche frequentarli un attimo per quanto faccia schifo queste persone e questi ambienti, perché si tratta di trovare una via di mezzo, una serie di passi graduali, no? A questo punto mi viene una domanda spontanea. In relazione alla moratoria dell'ONU sulla pena di morte, no? C'è stata Nessuno Tocchi Caino, che è entrata in polemica con Amnesty International, perché entrambe le associazioni sono chiaramente abolizioniste relativamente alla pena di morte, ma Amnesty International riteneva addirittura che la moratoria fosse controproducente, cioè fosse una sorta di rinviare l'abolizione della pena di morte. Ecco, ci puoi raccontare un po' questo, perché in qualche modo è simile un po' al dibattito, non tanto tra welfaristi e abolizionisti, quanto magari tra un approccio comunque riformista e un approccio invece, come dire, più, tra virgolette, rivoluzionario. Certo, allora, nel caso della pena di morte, la strada della moratoria è stato un successo. In un certo senso sì, anche se perché non è finita la pena di morte, certo, però è stata interrotta, ovviamente. C'è stato un ripensamento anche pubblico in qualche modo, perché poi l'hanno rivotata anche quest'anno, mi sembra, la stessa cosa. Cioè, piano piano ci sono sempre più stati, poi io leggo le notizie, ora io ho una memoria pessima davvero e i nomi degli stati non ve li so dire, però sia in Africa che in altri anche paesi, stati americani, ci sono via via negli anni diversi stati che piano piano stanno aderendo e impegnandosi contro la pena di morte. Sicuramente non, il risultato non è totale, è chiaro, appunto, qui si torna al discorso che si faceva prima, se il tuo obiettivo è che gli allevamenti non devono esistere mai più perché tanto nessuno mangia la carne, è tua di vita per questo obiettivo, però sei destinato molto probabilmente a fallire nell'arco dei 10 anni della tua attività politica, 5 anni, 20 anni, quanti siano, perché prima che si arrivi a quel punto occorrerà un cambiamento di coscienza, di mentalità, di educazione, di formazione, e siamo in Italia, pensa te, in paesi dove siamo ancora più molto 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 più indietro su tanti temi, quanto ci vorrà per arrivare, cioè dove veramente si viola ogni giorno i diritti di bambini e di donne, pensa te quanto ci può volere perché si pensi a quelli degli animali, cioè ci vuole del tempo, sono processi che sono graduali, sono processi appunto, si fanno
E quindi dicevo, proibisco allora, io comando il mondo e proibisco per legge che gli animali vengano mangiati. Ci sarà sempre chi te li mangia di nascosto. Lì si entra con il discorso proibizionismo, che anzi a volte può stimolare il desiderio di qualcosa, no? Perché te proibisci a un ragazzo. Io ho il ricordo di un bambino di 2 anni e mezzo, figlio di miei amici macrobiotici, tanti anni fa, anni 80, campeggio di Capo Rizzuto, cucina macrobiotica. Io avevo un panino col salame dentro la borsa dei miei bambini che mangiavano, io ero macrobiotica ma loro no, perché secondo me non era giusto che loro dovessero essere macrobiotici perché lo ero io. Questo bambino, figlio di macrobiotici, come un pazzo sentiva nella borsa questo odore e finché non mi ha trovato questo panino, perché ho una ragazzina di 14 anni che voleva mangiare la carne, con la mamma che diceva prima mangia la verdura e dopo la carne, no? Al contrario di come fanno in genere le mamme, no? Quindi anche lì non è che puoi crescere un bambino dicendogli tu non guardi la televisione, non mangi la carne. Quello quando ha 14 anni mangerà bistecca tutti i giorni per 10 anni, unicamente per affermare la sua posizione, il suo carattere e il suo diritto ad essere diverso dal modello che gli viene imposto, no? Per cui non ci può arrivare attraverso la forza immediata, deve arrivarci con un graduale cambiamento collettivo, della mentalità collettivo, ed è una, sicuramente una strada dura che secondo me merita dei passi graduali, secondo me li merita, perché dà rispetto anche all'obiettivo, no? Ammettere che ci possano essere degli obiettivi intermedi, poi tutti gli obiettivi hanno dei sottoobiettivi intermedi da raggiungere, quindi si tratta di stabilire un percorso, però io penso che valga assolutamente la pena di accettare anche dei cambiamenti graduali, anche se non corrispondono pienamente a quello. Io per esempio sono per la legalizzazione di tutte le droghe, però non è che direi no, non voglio la legalizzazione di quelle leggere perché contrasta con i miei principi, cioè intanto per carità, intanto prendiamo quelle, certo. Poi rimane aperto il grossissimo problema delle droghe pesanti e quindi non si è risolto quasi nulla, però ben venga, per carità, è il primo passo graduale per uscire dal proibizionismo, cioè un primo passo. Però se non cominci con quello, nemmeno puoi pretendere, come dicono a volte chi ci contrasta, diciate vorresti vendere l'eroina alla fioraio. No, in effetti appunto neanche io sarei d'accordo con una legge che da domani, esattamente da domattina, perché è chiaro che ancora è in mano alla malavita, cioè ci vorrebbe un passaggio graduale, piano piano questo mercato da nero renderlo bianco, ma ci vuole il tempo, non è che puoi arrivarci immediatamente. Quindi io sono sicuramente sulla posizione che allora aveva nessuno tocchi carino, che agli abolizionisti rispondeva la moratoria è comunque un obiettivo importante da raggiungere perché rappresenta un primo passo nella direzione che tutti e due vogliamo, che era l'abolizione. Certo. Sì, e poi è importante, ci possono essere sotto obiettivi graduali che comunque sono abolizionisti, magari in un ambito specifico, quindi non necessariamente gradualismo significa welfareismo o quant'altro. Oppure aggiungo una piccolissima cosa, oltre a questo cioè, può anche essere un effetto valanga magari inaspettato, come è successo appunto a Green Hill, che era casualmente l'ultimo, l'unico e l'ultimo allevamento di cani per la vivisezione in Italia, e questo ha fatto sì che adesso i cani debbano arrivare dall'estero, e per questo alla Minarini sono stati intercettati, perché c'era qualcuno a Fiumicino che, e quindi poi da un successo magari ci può essere un effetto di moltiplicazione inaspettato. Sì, però guarda che il Green Hill è un successo sicuramente mediatico, però a livello di migliori condizioni di vita degli animali nel mondo è pochissima, veramente pochissima, non è per sminuirla, te l'ho detto, a me è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto e tutto, però a livello mediatico è un successo, a livello di azione non puoi dire un successo, perché a livello di azione hai salvato quanto, 100, quanti erano i cucci? Una settantina, e poi però sono stati liberati Marino, tutti. Green Hill. 2500. Con l'azione di liberazione una settantina, poi quando è stato chiuso l'allevamento, 2000 e passa. Sì, però voglio dire, ce ne so quanti ce ne saranno ogni giorno. Ecco appunto, quindi si parla di uno zero, non per buttare giù l'azione assolutamente, proprio per niente. Unicamente per dire che è importante anche tenere d'occhio i risultati. Comunque, cioè, non è assolutamente per trovare una giustificazione, ma proprio per essere coerenti all'idea dell'obiettivo intermedio, si tratta in realtà, secondo me, di un enorme successo, perché questo ha portato a una sensibilizzazione un po' settoriale, perché l'agente comune dice, che ne so, il cane non toccatemelo, però poi fargli fare il salto verso il topo diventa difficile.
Però cambia, è cambiata veramente la sensibilizzazione comune, e almeno qua in Italia è stato un successo veramente molto grande. Poi se tu combatti contro qualcosa di gigantesco che è il business, devi veramente tra virgolette accontentarti dei piccoli successi graduali. Infatti non si può dire dal domani voglio che nessun animale venga più sfruttato, questo è ovvio. Però dire dall'oggi al domani si è chiuso Green Hill, sono stati liberati dei cani, è una cosa veramente meravigliosa secondo me. Questo non vuol dire che abbiamo finito, è ovvio. Quelle singole vite salvate è un successo per quelle singole vite salvate, senza dubbio. Questa è una domanda, nel senso, abbiamo parlato di violenza fisica e violenza simbolica. La violenza fisica è totalmente, cioè secondo me è totalmente da abolire, aberrante in qualunque sua forma. La violenza simbolica però ha veramente tante sfumature, perché se si parla di immagini allora anche la pubblicità è in un certo senso una violenza simbolica, perché io non ho voglia di vedere il tuo dentifricio magari, non ho voglia di vedere la pubblicità degli assorbenti all'ora di cena. Però anche quando si stai su Facebook basta andare avanti e non guardare l'immagine, ma intanto tu l'hai vista. È come per Kant, io posso allontanarmi, tapparmi le orecchie, ma la musica in quel momento l'ho sentita. Quindi sulla violenza, cioè, quali sono i limiti per la violenza simbolica? Cioè io faccio violenza se porto un'immagine forte, ma la persona può girarsi, ma io la violenza in quel momento magari gliel'ho fatta. Stessa cosa però, se tu mi lanci la testa di maiale durante la manifestazione, io posso girarmi, io non sono stato colpito, ma la violenza me l'hai fatta. Quali sono i limiti della violenza simbolica? Perché non esistono limiti nella violenza fisica, credo. Ma la violenza simbolica, che limiti può avere? Dov'è che è giustificabile? Dov'è che è assolutamente condannabile? Che ne so. Scusa, non voglio dire, mica voi essere il giudice in terra del bene e del male, io non ho questa, non ho questa ambizione assolutamente. È molto difficile, è un po' come dire, sai, è un po' come i processi per offese, calunnie, no? Dov'è il limite della violenza? Uno che ti accusa di aver fatto qualcosa che tu non hai fatto, uno che racconta una cosa che non è vera su di te, una bella violenza a volte, no? Che racconta che tu hai commesso un'azione che invece non hai commesso, che riferisce malamente quello che tu hai detto, sono azioni molto più, però fanno parte anche dell'essere umano, non è che le abolisci l'imperio, è proprio impossibile andare a... è possibile andare a toccarle anche da un punto di vista legislativo. Io non credo che esista legislazione che punisce la violenza simbolica, a meno che non si tratti appunto di alcuni tipi di calunnia, però ci vuole il danno materiale, no? C'è tutta una serie di requisiti perché possa essere punibile la violenza simbolica. Sicuramente è in qualche modo è qualcosa, questo dibattito sulla simbolica si scatenò a Firenze sulla vicenda delle mutilazioni genitali femminili, proprio che c'era un medico che proponeva di fare un'operazione simbolica, diceva non le taglierò più perché praticamente le bambine vengono tagliate. Dice questo no, invece che tagliarle facciamo una piccola punturina in modo da far uscire la goccia di sangue, perché così i genitori in qualche modo sono contenti, no? Non è simbolica, perché se c'è del sangue vero, goccia o non goccia che sia, quella non è più simbolica, per esempio, no? Cioè, quello è il limite, la differenza tra fisica e simbolica penso che sia anche abbastanza evidente. Cioè, la violenza simbolica veramente è una cosa su cui si può riflettere, non è una cosa su cui io ti posso dare risposte e penso che nessuno le possa dare. È violenza simbolica accettabile quella che tu accetti, è inaccettabile quella che non vuoi accettare, e devi trovare anche le maniere di difenderti, perché poi non sempre ci sono, perché quello ha raccontato una cosa di te che non è vera e te che fai? Ci rispacco la faccia. Ecco che la violenza simbolica diventa violenza fisica, no? Perché poi quello spacca la faccia alla tua amica, cioè diventa tutta una cosa che va in un crescendo. Puoi affrontarlo e dirgli guarda, se viene a saperlo, perché a volte ti vengono fatte le violenze simboliche che tu nemmeno le sai poi alla fine, no? Quindi questo diventa un po' nell'ambito del comportamento umano, che non è che ci si possa fare poi tantissimo. Cioè quella della informazione di cui parlavo all'inizio, anche quella è violenza, sia la pubblicità ma anche come ti danno le notizie. Quando ti informano sulle cose in maniera scorretta è una forma di violenza che ti viene fatto a te come cittadino. Sta a te difendertene e cercare di trovare un modo per... Cioè,
e lo so, però non è forte appunto perché magari il giornale la cosa raccontata male l'hanno letto in 50.000 persone, te che dici in un altro modo ti guardano in, cioè, lo sentono in due e forse social network lo leggono in 300, dopodiché finisce lì. Scusa, a proposito di questo, tu prima hai citato uno dei tanti scioperi della fame radicali che è stato per la correttezza dell'informazione. Quindi uno. Ha avuto qualche risultato concreto? Le sentenze e la vigilanza che hanno detto che in effetti le cose radicali erano state cancellate, cioè io che io sappia, risarcimenti veri per adesso non sono mai arrivati assolutamente. Sì, certo, sono stati fatti anche un'occupazione non violenta della RAI, è stata fatta da quelli che allora erano i deputati della Rosa nel Pugno, che non erano gli stessi che erano deputati per ora ultimamente del PD. Fu fatta un'occupazione non violenta della sede della RAI perché si richiedeva, mi sembra, un format sui diritti umani, cioè comunque c'era una richiesta di maggiore correttezza nell'informazione, entravano dentro e si rifiutavano di uscire e restavano dentro, questo è successo nel 2008, e restavano dentro diversi giorni, in sciopero della fame tutti quanti, in quell'occasione. Sì, in sciopero della fame. E io credo, anche quello della sete che abbiamo fatto in gruppo è stato sull'informazione, però gli obiettivi specifici, devo dire, non mi ricordo. Abbiamo fatto anche uno sciopero della sete di gruppo, che uno dei primi, uno degli unici è stato fatto almeno a livello radicale. E è stato fatto per due giorni e mi è venuto in mente prima perché quella è l'occasione in cui ho avuto modo di verificare fino in fondo che in effetti la mancanza di caffè scatena delle reazioni fisiche, dà veramente un calo fisico perché lì il caffè non lo prendi, perché non è sciopero della fame che puoi prendere il cappuccino o il caffè, lì è sciopero della sete. E quindi tutti noi che si partecipava, che eravamo 7-8, a metà pomeriggio avevamo un tremendo mal di testa, e come poi ci ha confermato anche un medico e come ho detto fin dall'inizio, questo non è la sete, cioè guarda, non beviamo e quindi abbiamo mal di testa, no, quella era la mancanza del caffè, che è talmente un abituato che poi sì. E anche quello era sulla correttezza dell'informazione. Io credo che i risultati che i radicali hanno avuto sulla correttezza dell'informazione siano principalmente di sentenze della vigilanza RAI, che riconosce che sono stati fatti dei danni a livello di informazione ai cittadini per quello che riguarda le iniziative radicali. Però poi allora e quindi no? Tutto cioè, come prima. Quindi tutto come prima, e non è che. Bene, sì, mi sa che se non ci sono, se magari forse c'è il tempo per un'ultima breve domanda e poi mi sa che chiudiamo. Sì. Ok, se non c'è possiamo chiudere e ti ringraziamo tantissimo per la chiacchierata. Grazie a voi e grazie a Liberi TV. Tra l'altro devo anche appunto citare Liberi TV, che ringrazio, e qui Gianni Colaccione, e troverete la registrazione integrale della conferenza sul sito di Liberi TV, che è www.liberi.tv, e anche il quale video finirà anche sul sito di Radio Radicale. E a questo punto, prima che si scatenino le danze e le cibarie, e che riguarda ovviamente la questione animale nelle sue varie sfaccettature, ecco, Rita dirà due parole e poi si va tutti a mangiare. Grazie. Dunque, la rivista, come ha detto Giovanna, è veramente neonata. Il primo numero è uscito lo scorso novembre, è trimestrale, e rispetto alle altre riviste di antispecismo e di animalismo che ci sono in Italia, ha la particolarità di essere tematica. Questo vuol dire che ogni numero sarà curato da una singola persona e poi sarà incentrato su un tema specifico. Ad esempio, il primo numero si intitola Politiche della natura, è stato curato da Marco Maurizi e ha cercato di problematizzare in maniera ampia il discorso, il concetto di natura e il nostro rapporto con la natura. Il secondo, di cui brevemente insomma dirò qualcosa in più, invece tratta un argomento che all'antispecismo, agli animalisti, agli attivisti animali dovrebbe stare molto a cuore, per renderli consapevoli, no, delle ragioni che stanno difendendo. Quindi la capacità degli animali di soffrire, sono esseri senzienti, di provare sentimenti, di avere credenze, motivazioni per agire,
Quindi sostanzialmente è un numero che tratta proprio della mente e diritti negli altri animali, si intitola Like Me ed è curato da Domenica Bruni, che è una filosofa che si occupa di scienza del linguaggio. Il terzo numero invece sarà sulla morte e quindi cerca di avvicinare l'essere umano all'animale non attraverso non mettendo insomma in analogie le rispettive esistenze, ma piuttosto riconoscendo che c'è un'uguaglianza, un'identità, stessa maniera di morire. Dicevo, la rivista è trimestrale e sì, sostanzialmente è rivolta a tutti, quindi agli attivisti, a qualsiasi persona che voglia approfondire l'argomento sull'animalità, sull'antispecismo, però è anche accademico-scientifica, quindi ospita interventi di autori che possono essere scienziati o filosofi ed ha un comitato scientifico cui sono sottoposti questi articoli. È anche però aperta, nel senso che qualsiasi persona che riterrà di avere qualcosa di importante da dire può sottoporre alla redazione il proprio articolo e poi sarà valutato. Un'altra cosa diciamo interessante da dire è il titolo: perché Animal Studies? In Italia gli animal studies praticamente sono sconosciuti, rientrano nel campo più vasto dei critical studies, ad esempio, ecco, tutti penso saprete, esistono i feminist studies, colonial studies, che tentano di problematizzare, affrontare argomenti che riguardano ad esempio le etnie o il genere, però affrontano sempre un qualcosa che ha a che fare con noi esseri umani, quindi sono degli studi che l'uomo fa su se stesso. Mentre invece gli animal studies in ambito accademico non sono mai stati presi tanto in considerazione, non sono mai stati in considerazione perché appunto per la prima volta raccontano degli altri animali, quindi si parla di un soggetto che non siamo noi. Provengono, diciamo, sono stati uno sviluppo dagli animal cognition. Gli animal cognition però avevano una maniera un po' errata, antiquata di rappresentare l'animale, in quanto era rappresentato ancora come oggetto da studiare, per cui lo si studiava osservando nel comportamento, quindi attraverso l'etologia, cercando di descrivere attraverso la riflessione teorica, attraverso la sperimentazione, però l'animale è ancora visto come oggetto. Negli animal studies invece l'animale per la prima volta entra in una rivista, entra in un ambito accademico, quindi in una discussione accademica teorica come soggetto. E si cerca di far uscire fuori, di far emergere chi sono questi soggetti, che sono esseri senzienti a tutti gli effetti. Il secondo numero, appunto, come dicevo prima, tratta della mente degli animali e racconta di come a partire dagli anni 60 in poi c'è stato il tramonto di un'idea. L'idea qual è? È quella dell'animale automa cartesiano, diciamo, che il filosofo Cartesio nel 600 diffuse, no? Raccontando che gli animali non avevano emozioni e che i loro guaiti, la loro maniera di reagire era soltanto determinata da un riflesso condizionato paragonabile al rumore, al movimento delle lancette in orologio. Quest'idea in realtà ha condizionato il nostro giudizio e la nostra percezione degli animali per tantissimi anni, è dura a morire persino oggi, nonostante appunto dagli anni 60 in poi ci sia stato proprio a livello scientifico, con lo studio dell'etologia cognitiva, una vera e propria messa in discussione di questi concetti così arcaici. Quindi per la prima volta si è scoperto che gli animali sono soggetti, sono esseri senzienti, esprimono preferenze, credenze, provano sentimenti e hanno anche una maniera di apprendere le cose, di apprendere la realtà in maniera molto simile alla nostra. Questo che significa? Che negli altri animali non c'è una differenza nelle loro capacità cognitive
qualitativa, ossia essenziale, c'è una differenza solo per grado. Quindi non è che noi abbiamo qualcosa in più, sì, abbiamo il linguaggio forse, ma è soltanto una maniera, diciamo, una maniera di esprimerci tipica che ci appartiene, ma ce l'hanno anche gli altri animali. Non è un linguaggio verbale come un nostro, è un'altra forma di linguaggio. Ad esempio, si è scoperto che le api, no, quando compiono quegli svolazzamenti nel cielo, non stanno semplicemente compiendo dei ghirigori a casaccio, ma stanno comunicando tra di loro. E si potrebbero fare, insomma, tantissimi esempi. Quello che ci ha dimostrato appunto la scienza, l'etologia cognitiva, è che non si può più pensare alla mente degli altri animali come a non so, una mente, come dire, arcaica, incapace di avere una vita interiore. No, anche gli altri animali hanno pensieri, motivazioni per agire, e quindi questo, insomma, apre, problematizza in maniera enorme la maniera che noi abbiamo avuto finora di considerarli. Quindi un'altra cosa che si può dire del secondo numero, adesso sto parlando del secondo numero, a proposito dell'etica. Spesso noi animalisti ci sentiamo, come dire, obiettare, ci sentiamo fare delle obiezioni, in quanto si ritiene che l'etica dovrebbe, insomma, riguarda la cultura umana, riguarda la nostra maniera, no, di rapportarci tra di noi, però non si capisce perché dovremmo includere anche gli altri animali. Ecco, uno studioso che ha, insomma, dato un contributo, uno scienziato qua al secondo numero, Pollo, parla di, no, mi sembra un attimino che non ricordo il nome, se era un attimo, sì, Simone Pollo, ci dice che la maniera forse migliore per pensare a un'etica animale è quello di non rappresentarci gli animali attraverso le categorie cui noi siamo abituati solitamente, ma di considerarli in quanto esseri totalmente diversi, e quindi spazzando via, no, i termini che poi sono termini che la cultura specista ha rafforzato, confermato, con cui siamo abituati a descriverli, ma cercando di entrare in una relazione totalmente nuova, quindi immaginarli come diversi, totalmente altri, e in questa maniera provare a pensare che il loro mondo, le loro relazioni abbiano un'etica animale, quindi qualcosa di diverso dall'etica umana. Infatti io trovo, insomma, dico questa cosa, poi concludo, trovo che sia spesso, non so, fuorviante o equivoco parlare di diritti animali, preferisco parlare di liberazione animale, perché il diritto è un qualcosa che fa parte della cultura umana, fa parte di tutte le nostre, no, sovrastrutture culturali, e subito, non so, fa immaginare, fa evocare, evoca nella mente immagini di tribunali, appunto, codici, eccetera. Noi non abbiamo bisogno di dare i diritti agli animali, piuttosto quello che dovremmo fare è chiederci perché ci siamo così, in maniera impunita, arrogati il diritto di sfruttare e sopraffare questi altri esseri che con noi condividono il pianeta. Quindi, se di diritti dobbiamo parlare, parliamo dei nostri, no? Diritti che dovrebbero, insomma, essere un attimino rivisti. Quindi preferisco parlare di liberazione animale in questo senso. E niente, la rivista è trimestrale, il prossimo numero, l'ultimo numero è uscito a maggio, è quello sulla morte, che affronta il tema della morte. Il prossimo uscirà ad agosto. Si può acquistare tramite abbonamento direttamente sulla pagina della casa editrice, che è la Nova Logos, oppure cercando sempre su internet le librerie dove viene distribuita. Chi fosse interessato, insomma,
è importante capire che la teoria ci può aiutare nel darci, nel sostenere le nostre ragioni, dobbiamo saper spiegare le nostre ragioni. Basta.